dentro casa c'era, io switcho live. Ok. Sbagliato. Perché c'è un creeper dentro casa mia? Perché c'è un Buonasera Just, buonasera Yaci. Non sono andato dentro casa. E buonasera Minecraft che non si vede, ma lo risolviamo. Uno e chiaramente Minecraft è uno di quelli fastidiosi, devi dare eccolo qua, non c'è più là, no, veramente. Allora, io esco da sta miniera sperduta e vi vengo a trovare, perché voglio capire cosa state combinando con le parti. Io devo capire perché c'era un tipo in casa mia, evidentemente non è benissimo. No, pure prima è entrato una cosa, Luca. È l'altro lato. Sempre io chiudo sempre tutto, quindi non era colpa mia. Allora si vede che non è perfettamente illuminato. Mettiamo delle torce a caso qua. Io non trovo la lana, hai ragione. Era di là. Sono riuscito a perdermi in una galleria tutta diritta. Io sono, allora. Ho chiaramente un problema. Diciamo che non è il tuo forte, esatto. No, diciamo che ho un problema di orientamento qua. Il problema è che qua ho tanto due di lana, me ne servono tre. Perché a un certo punto ho incontrato una vena di minerali, ho rotto un po' in giro e poi mi sono perso, quindi si è un po' allargato storto. Ok, usciamo. Tu hai della lana, Anto? No, ho tre cose di lana blu appena fatti per farmi il mio letto blu. Ho trovato una pecora, ma è grigia, quindi bene. È grigio, buono, fai la lana grigia. Ma me ne servono tre dello stesso colore. Adesso un cavallo e ammazzo questo cavallo. Io ho scavato un bel po' qua sotto, ma ho trovato veramente poco, quindi credo che me ne andrò a zonzo prima o poi. Ma usciamo così lo spettabile pubblico può ammirare quello che state creando lì fuori. Soprattutto il mausoleo al pene di Vincenzo che sta costruendo. Se il colore è quello, però consultare. Qua perché mi ero tappato dentro perché c'erano dei mostri. Allora, andiamo a vedere che succede da quelle parti. Facciamo una carta. Ciao pecora. Addio pecora. Sì, volevate la lana, no? Quindi ammazzo un po'. Ah, no, io poi ho un problema che non ho spazio dentro l'inventario. Proprio. Io ho un problema di là. Cosa serve ancora un blocco di lana. La carne ha raccolto così. Voglio raccogliere la lana che posso buttare. Il granito, eccolo qua. Ma butto i cactus. Come sali velocemente in alto per arrivare alle cose in alto? C'è una tecnica di scala particolare. Buonasera, Kuma. Non ho capito cosa intendi. Non credo per accelerare la risalita delle. Che tosta, però, cazzo. Allora, quella specie di. Ma questa specie di chiostro che sta fatto qui in mezzo al deserto, l'ho fatto come di voi o è naturale? Cioè, voglio dire, naturale, specie... naturale. Ah, okay. Non so di cosa parlo. Ho capito dove sei. Se esci di casa e vai verso tipo destra. A un certo punto, dopo il portale, un po' più avanti, c'è una specie di chiostretto di roccia desertica qua. Se prendete casa mia e partite dall'arredo della mia casa, andate avanti, c'è il villaggio. Però ma stai facendo una torre di nuovo? Che ho visto, sono passato oggi pomeriggio, era diverso lì. Perché... Sì, aveva il tetto, ma non mi piaceva il tetto. Vede una costruzione molto più complessa. Quella lì è di Vincenzo. Ah, questo è il famoso edificio di Redstone? Sì. Che sembra Tartan scozzese. Vabbè, è perfetto, dai. Credo. Questo, tu prendi la Redstone in polvere, ci puoi fare i fili, e poi possiamo attaccare la corrente a sto coso per alimentare qualsiasi cosa. Ce l'ho fatta, veramente? I blocchi di Redstone sono dei generatori di energia eterni, fondamentalmente. Forniscono corrente per fare le robe elettriche. Allora, quindi questa, che potete ammirare, anche se non ho capito come ci si salga, con quella scala lì. Sali dalla scala chiocciola. E Vito Iuvaropoli. Vito Iuva... Da dentro, il muro esterno è solo dei cantieri. Solo che non so se ci va il letto. C'è questo piccolo problema di sbagliare. Il letto in realtà va anche dentro, se vuoi. Quest'ultimo pezzo puoi metterci un letto. Ma però è un po' angusta. Lo posso dire, è un po' angusta. Eh sì, perché c'è un problema di scala. C'è stato un problema di scala a chiocciola. Il progetto era un altro, è stato fallito dal genio civile. Questo invece chi è qua? Che risalvesse Luca, invece questo è Luca? Sì. Qui non c'è niente. Adesso stai andando verso il basso. In realtà ogni punto in cui scavi qua ti ricolleghi a qualche caverna già scavata. Io per quello me ne sono andato. Per quello sono uscito proprio io da lì, Io invece ho costruito questa dependance. Non ho la lana. Ancora? Ho trovato altre. Ce l'ho io della lana, aspetta, ce l'ho io della lana. Dove state? Ho trovato una pecora grigia, una pecora grigio chiara. Vi butto della lana, tre cose di lana.
Allora, almeno a Luca. L'ho messo a terra lì, chi li vuole se li piglia. Okay, questa allora... è casa mia, protetta da dei cactus che non so perché, con questa architrave di pietra lavica che fa un effetto luce la calda pizza, all'interno. Pizza. All'interno. Ma ce l'hai messi tipo i cactus, sì. Allora, adesso Uno c'era e mi è venuto l'idea, pianto dei cactus a casa. C'è poco dentro perché non mi serve non mi serve a granché, ma soprattutto ecco il adesso io posso farmi un letto bacino. Blu. Bacino, ti do un bacino. Vero, posso farmi un letto blu, no? Posso anche regalare questi begli stivaletti. Cosa serve per il letto a parte la lana? Le assi di legno. Assi di legno, sì. Vado a prendere del legno. Voglio un letto blu, questo letto. Vabbè, anche con i cactus puoi fare in effetti la tintura, La tintura verde? Sì. Sì. Li devi far cuocere. E allora queste ricette di sto gioco a volte sono chiarissime, perché mi pareva chiaro, non me lo dava proprio, come mi chiedeva la tintura liscia, che bisognava farla con la lana, per fare la lana blu dovevi avere la lana magenta più un altro colorante, era diventata una roba complicatissima. Probabilmente era un blu particolare, non era il blu, era il blu normale, perché il blu normale lo puoi fare con perché non mi sono fatto fiori. Ricetta, vabbè, è come i pastelli Giotto, cioè il blu di Prussia e il blu d'Oltremare. Esattamente, certo. Capisco, chiaro. Veramente fail sta casa. Buonasera zio. E questo cos'è? Stone? Sto coso qua. Quest'altra casa qui. Stone ha fatto tipo questa sfinge dei poveri. Ah, questa. Con tre fiori gialli puoi farti questa qua. L'ha fatto Stone. Ah, ma questa ce l'abbiamo, mi sa. La pittura gialla. Piglia, non mi serve. Ah, ok. Ma c'è pure l'elmo d'oro, si è fatto proprio di... no, no, ma tipo rapper dato... Me l'ha dato Luca, me l'ha dato Luca. No, l'ho trovato uno zombie. Lui mi ha dato le scarpe. Ma loro ve l'ho messo tutto a voi. Ora i diamanti sono solo per voi, ragazzi. Adesso me ne torno nel mio regno. Allora, altra tintura gialla. Ma tintura gialla non ce l'avevamo. Mi pare di sì. Adesso vengo a scaricare un po' di roba dentro. Ma prima devo fare questa cosa qua. Devo mettere il mio nuovo letto blu, che mi devo distinguere dalla... Oh, guarda che bello, Così mi distingo dalla massa, mi ci clicco perché non è più quello di prima. Quelli neri bisogna scappare, vero? Quelli neri grandi? Qua sono quelli neri grandi. Saranno gli Enderman, che si chiamano. Non li devi guardare, fondamentalmente. Ma se riesci a ucciderli... Se riesci a ucciderli è buono, sì. Però se si accecano addosso sono un dito nel sedere. Allora... Posso picchiarlo? Chiaro, sì, sì. Puoi picchiare tutto. Scarichiamo un po' di roba. Quanto sono all'altezza, quello intendevo. No, ma qua poi ammazza un po' tutto, secondo me. Ah. E là perché voi scappate e non lo volete guardare in faccia? Perché è una di palle, ti sei trasporto, ti segue ovunque, è fastidioso più che... perché non lo combattete, dico? Perché è una rottura di palle combatterlo. È morto dopo un secondo. E ti è andata bene. Certo, si teletrasportano via e poi... Eh sì, può scompare, può riappare, sono un po'... Ok. Io mi sono... questo posso posare, questo posso posarlo. Il vetro dove è stato? Guardate, messo qua. Sto scaricando un po' di roba in giro. Forse sì, no, lo sto posando io. No, non c'ho. Ah, io ho 49 finestre, cazzo. No, lo sto posando, non lo volevo. Cioè, lo capito dove metto. Un po' di questo, un po' di questo... La diorite va pigliate qua, il legno me lo tengo, i diamanti me ne tengo un po' perché voglio fare un po' di roba di diamante. È tutta roba tua. Il granito è qua. No, siamo ancora della roba che ho io appresso, non ho ancora guardato. No. Il frutto del tuo lavoro al momento. Il cordino lo mettiamo, c'era una cassa con i cordini qua. Mi posso fare una canna da pesca però, aspetta. Dove le piante? Quasi più di 70 diamanti qua dentro. E oggi fortunatissimo per in verità. Bravissimo fortunatissimo, questo dice. No. A te fortuna, non mancherà, quello dice. Addirittura delle foglie abbiamo preso. A che servono le foglie? Perché pigliate le foglie? Le ho prese io per fare una siepe, ma non vanno bene. Mi piacciono. Io sono stato a fondere il granito per fare il granito bello. Però si deve un po'. Dopo. Le pietre lavorate sono fighe, più fighe, effettivamente. Allora, poi c'è un letto già fatto. Io sto prendendo un sacco di diorite.
levigata. Ok. Ah sì, io c'ho delle slab di diorite che non so che farci, va bene, mollo qua. Abbiamo riempito questa cassa, mi sa. Appena finita la prima boss fight, Yakuza da zero. Chi è? Le prime sono le peggiori, just. Ah. Perché sei pure più scarso, sono quelle che rompono più il culo, più il cazzo, più quelle, sono scoccianti, più scoccianti delle altre. Qua abbiamo dell'oro. Allora, io... Bastoncini. Allora, un'altra piccozza di diamante me la faccio. Diamante. È troppo più comoda, cioè rompe le robe proprio pim, 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 cioè non ti, ci mette un istante proprio, poi dura, e dura un'eternità, quindi sì. Ah, un sì? Po'. Allora me la faccio anch'io dopo. Allora, una canna da pesca, la volevo. Si ripara? Cioè, con i diamanti immagino. Io non ho mai riparato le cose, onestamente. Quando si rompono le butto. Io, cioè, sempre, non ho mai allora, pensato. Non abbiamo niente di incantato. Buonasera, Nickel. Buonasera. Ah, immagino di arrivato Matteo? Sì. Sempre in punta, ciao, in punta di fioretto. No, super consumista, Tony. Allora, voglio un... Visto che abbiamo, penso, 15 quintali di redstone pure qua, una bussola me la voglio fare. Non posso farlo perché mi serve il ferro, giusto? E si riparano gli oggetti? Non lo so. Sì, se no quando fai gli oggetti incantati se si rompessero. Cioè... No, no, ma come? Come? Ah, servono i lingotti appropriati. E c'è una crocchia apposta, tipo. Ah, ok. Ma c'è una crocchia apposta, li usi sopra e basta. Allora, elmo scarpe... Elmo scarpe, però gli stivali e uno scudo. E sono pronto anche su qui. Ma la spada di diamante più 7. Ah, c'è scritto cosa fa. Fa più 7 danno. Mentre quella di ferro fa più 6. Non vale proprio la pena. Quella di pietra fa più 5. Sì, è un Enderman bene. Fuori dal giardino. Sì, lo diceva Vincenzo prima. No, ho studiato un bel po', ho consumato tutto l'inventario di oggetti di recupero. Sì, quella è la tattica, è l'unica tattica veramente vincente con i boss di Yakuza. Fare la scorta di beveroni prima e glu 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 glu, glu a manetta. Ahimè, trovare... Ma no, basta che dai due colpi e ti allontani. Due colpi ti allontani. Così io non sono mai riuscito. Non sono mai riuscito a fare. No, si può fare con alcune, con altri ti do il culo lo stesso. Che poi arriva la fase in cui diventano fortissimi e non li colpisci più. E loro con un pugno ti tolgono 4 quinte di salute. In Kiwan, soprattutto. Solitamente, se fai la combo da 3 classica, parano soltanto 2 colpi. Bisogna vedere quali sono i 2 colpi che parano. Perché se parano il primo e il secondo, poi gli dai il terzo e loro ti fanno un contrattacco. Sempre così. Però se hai soltanto 2 colpi riesci di solito a evitare il contrattacco, perché il contrattacco lo danno dopo il terzo. Ah, è studiato un bel po', scusate, ho letto studiato un bel po' già. Metti 60 ore per ogni boss. Sì, è quello. Sì, conviene assolutamente. Oro! Cominciamo bene. Oro! Scusate. Quanto oro mi darai? Esatto. Impazziti stasera, ragazzi. Veramente. È così, è il buon umore. Quando tu trovi l'oro, noi per gioia, nei tuoi confronti, cantiamo. Cantiamo. Non è molto cielo duro questa cosa. Io non mi ricordo se in casa mia ci ho messo una... Legno, abbiamo un po' di legno, ragazzi, da queste parti. Pochissimo, aspetta, ce l'ho io pochissimo, credo, te lo butto qua. Non ce l'ho più, l'ho usato. Ok, allora... Ho un maiale qua dentro, io li ammazzo. Io ho portato i diamanti, vuole il legno adesso. Ci sono zombie fuori, attenzione. Legno è più utile dei diamanti, cioè. Voglio la pietra grezza. La torcia di redstone legno, cos'ha di meglio delle torce normali, scusate? Fare tools. Qualcuno lo sa? Cosa? La torcia di redstone. La torcia di redstone fa la luce rossa. Aspetta, a casa. Zombie fuori e non ho armi. Dagli lì. Arrivo. Grazie, cavaliere Tony. C'è anche uno che mi sta tirando delle frecce. Ahia, sì, cavaliere Tony, faccia qualcosa. E dove sta? Guardalo con le sue armature magiche. Non mi avrai. Forse non è una buona idea uscire adesso. No, e non mi chiudere in faccia. Allora. Vedi cosa mi ha droppato questo? Un cazzo. C'è qualche
Manco speravo in un oggetto magico, qualcosa. Ah, un... guarda di qua. Un cazzaggeggio, qualcosa, invece niente. Allora, cos'altro possiamo più costruire? Fornaci. Si può, però. Sì, qual carta fornace la serve, sì, stavo pensando pure io. Una, per fare una empty locator map, io che devo fare? Non lo so, perché devo guardare qua, perché è arrivata anche Stone. Nel reame, non in chat, però. Sì, nel reame, dice. Arriverà pure in chat, spero. Luca, non è che hai qualche blocco di legno che ti avanza, per sbaglio. Vedo, no? Vedo che lo specchio magico ti ha segnato, Giorgetti, dove l'altra volta. Buonasera a tutti. Buonasera. L'ho ripreso io, però. Non so come sia. Dopo The Medium, lo specchio magico impera. Ma aspetta, perché io... così ti ridò una volta. Fammi un buccacche di... Lo metto qui nella cassa del cibo, ce ne sono... Va bene. Vatti a trastullare altrove, Giorgetti, ma trastullati però con sicuramente, in sicurezza. Chi è che ha piantato degli alberi qua fuori? Io, perché non avevo legna, mi sembra una cosa giusta da fare. Ma mi sembra un'ottima idea, sì, sono d'accordo. Ah, ma ha droppato una tunica di cuoio mezza sgarruppata. Guarda questo che si è rubato i semi di grano. Che ce la faccio? Ah, io ho dei semi, aspetta, ho dei semi pure io. Oro! Ormai è chiaramente diventato il cacciatore d'oro di quelli del Klondike col secchiello in chat. Possiamo finire di zappare qua magari e ci seminiamo altra roba. Ah no, però diventa difficile, manca il molo poi qua per la barca. Quindi aspettate, diventa complicato per raggiungere la barca. Non ho manco la zappa, ora che ci penso. Ma quante belle piatte. Chi è Vito il cazziatore? Che senso? Vito è quello che è contentissimo che ha trovato l'oro. Sì. È gioiosamente felice di aver trovato l'oro. Sì, per me sto gioco se fa sta cosa. Se trovo minerali è finita. Ma è bellissimo. Ah, sono appena voluto. Minchia, è appena arrivato Stone. Cacciatore. Lasciami le cose. Lasciami le cose, vattene via. Vattene via. E no, non voglio uccidere. Tieni, prendi le tue piccozze di merda di pietra. Non prenderle in giro, che sono delle piccozze sacre. Sì. Non provocherei Storno su un gioco del genere, Matteo. Ho capito che tu ci giochi da molto, ma secondo me il potenziale di Stondo con un Minecraft è fuori parametro. Matteo, non ho capito se tu lo sai, perché ci sono degli zombie che non muoiono sotto la luce del sole. Sono stato quelli del deserto. Esatto, del biome, di Twilight, che brillano alla luce del sole. Quindi è ufficiale che... Che so che è così, eh. Sono come i vampiri Twilight, ho capito. No, ho dimenticato le torce, devo risalire di nuovo. Io sono ormai mi sono attrezzato per vivere sottoterra, cioè sopra... Ormai è diventato un anno nel vero senso della parola, Vincenzo. Cioè, proprio... Io quando sono morto l'altra volta ho perso tutte le torce. Così. Io no, io me le faccio giù, mi sono fatto i banchetti, ho le casse, ho le fornaci mie. Volendo puoi anche piantare gli alberi. A dove posso piantarli? Perché volevo farlo, ma non so come. Poi devi semplicemente portarti della terra giù e delle torce. Fai una stanza con della terra e delle torce. Non gli creeper fuori la porta! Non puoi tornare mai più. Oh, è uno zombie quello. Dimmi che è uno zombie. Un cazzo di creeper, maledizione. Se continua così, tra un po' qua non ci rimane più niente. Mi diventerà un grosso hangar. È un problema. C'è un creeper esattamente fuori casa mia. Arriva, la faccio. Sì, basta, non lo fa esplodere. Lo fa esplodere è male. È esattamente fuori la porta di casa mia. Adesso devo basta trascinarlo un po' via. Vediamo. Sì, attiratelo perché io non l'ho fatto perché ero dentro. Ma non ho capito, ma non dovrebbe esserci una regola perché uno spawnerà vicino alle fonti di luce. Come funziona sta cosa? Però può spawnare un blocco più lontano.
C'ho un arco con delle frecce, lo so, io in genere lo facevo l'arco, però non mi ricordo se è che mi serve per fare. Ok, l'ho ucciso. Ma non mi ha dato neanche la proprietà sparo. Ti lovo. Okay. Voglio capire una cosa, io faccio così. Mica tanto ci vuole comprare la porta. No, direi che l'idea era buona, ma l'esecuzione. Ma puoi metterci dei cactus, mo se si uccidono da soli. L'idea era quella, sì. Non è che devi distruggere ogni volta. Però i cactus sono un problema, puoi passare ogni volta. E devi romperli. Ok, le porte di ferro non si aprono normalmente con la mano, come funziona? Serve una chiave o qualcosa del genere. Ah, buh. O forse devi attivarle con la redstone. Col pulsante, devi fare i pulsanti, ok. No, ho rubato la porta. No, sbagliato porta. Ma le porte di ferro funzionano solo tramite il meccanismo con la redstone, sì. Mi fa piacere che tu lo sapessi, Just, volevo vedere se stavi attento. Okay. Ma c'è un ragno da queste parti, sento... Ma scusate, quando sto sotto a volte sento dei botti incredibili. Dei creeper che esplodono. Oppure quando piove. Lontanissimi. Ah, quando piove fa dei tuoni che sono allucinanti. Buoni, sì. I tuoni sono spaventosi. Allora, dicevamo, che volevo fare io? Cose. Questa mappa, devo ricordarmi come si faceva ad ingrandire la mappa, maledizione. Le ho tolte quelle di metallo perché non si possono aprire, è un problema. E come dire, non si possono aprire senza aver fatto un meccanismo apposito. Però la piastra, se la appiccichi alla... senza la redstone, la piastra, se la appiccichi alla porta, si apre. Se non ricordo, il pulsante, lo devi fare all'ingresso e all'uscita, però. Proprio che poi entrano i mostri e mi aprono la porta. No, dai. Puoi fare il pulsante da una parte e la piastra dall'altra. Lo so, ma anche no. Sei pigro. Assolutamente sì. E anche un po' sciatto, se vogliamo. Sì, sì. Antonio è un esploratore, ma non sciatto è inaffidabile. E sa, io devo andare in giro, mi sto trattenendo, non partire così a caso. È stato punito l'altra volta severamente, è diventato pauroso. A caso. No, e devo pianificare. Cioè, per esempio, se non posso partire senza avere una scorta di cibo, per dire, e l'altra volta ho fatto questo errore. Armi ce n'ho una in più. Ste porte penso di poterle posare, visto che non ci faccio niente. La bussola ce n'ho. Il villaggio si rigenera la roba. Canna da zucchero in avanzo ne abbiamo. Guarda quante cazzo di carote. Ma le carote si mangiano così lisce. Mi prendo 30 magnotte di pane, penso che possano bastare. 30 sono un po' troppo, cioè 15. Mi sento un po' sporco, chiaro, tutto sto pacco. Prendi la carne, piuttosto fa più... No, la carne ce n'ho un po' di mio, quindi più o meno dovrei sopravvivere. Poi posso pescare, ho un sacco di carbone per farmi le cose. Legno lo piglio lungo la strada, ho un'accetta, quindi posso tagliare il legno. Questo crafting table non so che farci, ce l'ho per caso in un inventario, ma me lo porto dietro perché... Ah, avete fatto in doppia fila le cose, ok. Sono già rifornite tutte di carbone? Bisognerebbe automatizzarle con gli imbuti, quelle cose. Vorrei quasi linkarti il video del tizio che fa il magazzino automatizzato. No. Però no. quelle robe lì le puoi fare solo in creative mode, non ce la fai così. Beh no, dipende, perché... se lo fai piccolo ce la puoi fare. Certo, se vuoi farlo grosso come quello lì, no, è assolutamente autoordinante. No, ma basterebbe avere la... Dicevo, ma noi canne di zucchero non ne coltiviamo? Per fare ce ne erano all'ingresso, però forse sono andate perse? Non ce ne stanno proprio. Ma io ne sto raccogliendo un po'. Dovremmo, come dire, automatizzarla. Quelle sono canne, quelle lì. Potete usare la farina d'ossa per... Ecco, sta piovendo! Per fare la carne? Per farla crescere più veloce. Se la come, come concime, dici? No, il problema è che non ne abbiamo proprio di canne da canne piantate, cioè non ce ne stanno, cioè, quindi non...
È difficile farli crescere se non ci stanno proprio. Wayne Mircotto, buonasera. No, per il Nether direi che per il momento passo, perché l'ultima esperienza è stata drammatica. E la zona in cui eravamo andati l'altra volta è diventata impraticabile. Ci sono stato tipo 20 minuti ieri, ci sono tipo 40 di quegli slime neri che si sdoppiano. Un paio di quelle cacce di meduse volanti che sputano le palle di fuoco. E soprattutto è impraticabile proprio come terreno, ti ricordi? È tutto su e giù, buchi enormi, impossibile muoversi senza cascare di continuo. E quindi no, ho detto no. Non è proprio così. Dei blocchi e farti dei ponti. Però ammirate il pirellone di Vincenzo. Molto scozzese, molto scozzese. La pietra nera che non si distrugge. E sei arrivato al fondo. Fondo di tutto. Sei arrivato al fondo. Ah, non trovo più il villaggio. Vado a tagliare un po' di alberi. Rimani a quell'altezza, Venea, che là di solito cominci a trovare la roba. Infatti posso andare solo orizzontale. No, i diamanti li trovi tipo 10 livelli più in su. No, io li sto trovando a quel livello, non so. Non è che dico le cose a caso. Sì, c'ha ragione Luca, i diamanti sono leggermente più in su della fine del mondo. Li sto trovando, te sto dicendo. Capito, ne trovi di più. Statisticamente sono più probabili lì. Ma sto facendo un po' su, un po' giù, dai. Ogni server che si rispetti deve avere il suo eco mostro, dice Mirko. Ma ti dirò, in realtà ha un suo fascino brutalista la torre di Vincenzo, non mi dispiace. È una manifestazione del suo pene, credo. Chiaro. È l'unico modo che abbiamo per vedere quanto è grande. Esatto, è una riproduzione in scala 1-1 fondamentalmente. Tutto della mia vita è un omaggio. Vedi, col suo cappottino di tartan scozzese. Perché sono troppo a casa? Non devo fare niente a casa. Okay. Niente, ho perso il villaggio. Forse l'hanno spostato dopo che ho razziato. No, se ne sono andati sotto un nomadi. Ho detto, vabbè. In che direzione era il villaggio? Dietro casa mia. Guarda dove è la porta di casa mia, vai dietro. Ah, verso il dietro. Quindi se vado verso... Perché c'è acqua ovunque in sto cazzo di posto. Comunque, quella cosa dei diamanti, 10 livelli su, non aveva senso di dirmela tipo 8 giorni fa. Te l'ho detto, veramente. 8 giorni fa non eri lì, cioè, in realtà sei sceso da 2 giorni lì sotto. Tu. Io non lo sapevo, giuro. Cioè... Come adesso ti ho detto la cosa del... Pensavo fosse una miniatura del pene di Vito, in realtà. No, ma continua sottoterra, in realtà... Esatto, è più lungo sotto che fuori. È più lungo... Come l'estate di Pasquale. Con i muai, esatto. Esatto. Ma questo che materiale è, questa roba qui sulla spiaggia? In realtà se scavi lì sotto esattamente c'è Vincenzo che dorme, quindi è... Ah, greve. Non è una rappresentazione del pene, è proprio l'articolo originale. Oh, sta fa male il polso, però. Grosso. Metti incastra qualcosa sul pulsante del mouse. È scomodo, è scomodo. No, l'altro. Fai fatica, fai molta fatica. Alla isolazione servono a cazzo? Sì, servono. A fare le tinture. Vedi, qua c'è questo baratro meraviglioso e con tonnellate di ferro e altri minerali preziosi, ma è un dito nel sedere per esplorarla. Ma i baratri sono bellissimi. Cioè, puoi andare giù. Il secchio, ecco cosa mi sono portato, il secchio, maledizione. Vabbè, io torno un po' in miniera, poi... Anzi, non torno in miniera, continuo a proseguire in questa direzione, vedo se trovo qualcosa. Au! Che cazzo è stato? Abbiamo gli zombie d'acqua. Ah. Sì, sì, eccolo qua il villaggio. Adesso vediamo... Qui dove ho scavato nella nuda roccia, ma non mi ha dato grosse soddisfazioni qua, però provo a camminare lungo quest'isola qua. Io vado nella stessa direzione così non posso perdermi, ma pure se la bussola poi mi mandasse allo spawn fondamentalmente è abbastanza vicino dove stiamo. Ma perché muoio? Quindi voglio fare scorta di legna, così ci troviamo un sacco di legna la prossima volta. Sei contenti? Che io riempio... Tony. Questo albero non lo posso finire però, quindi rimane lì. Ma Zelle non vede, pure non duole, quindi... Sono sempre più alti di una casella, troppo più alti di una casella sti alberi. Vabbè, pazienza. Oh, c'è una grotta qua, figata, mo devo trovare. Non c'è più niente.
Pecora. Dai, cioè... Ah, ci sono dei tappeti per terra, questi me li tolgo. Cazzo, il tappeto lo volevo fare io per caso, mannaggia. Però effettivamente rubarli agli altri è più comodo, devo dire. Assolutamente sì. Ma se le dici tu non hai niente. Ma i villaggi sto gioco servono a quello, fondamentalmente. La mia opinione potrebbe essere stata un po' fallata da aver visto solo gente che fa le speedrun di questo gioco. Può darsi. Ma era quello che dicevano i nazisti, soprattutto, se li disgustano. Rubare i mobili. I villaggi servono per schiavizzare gli NPC e farti automatizzare la raccolta del grano. Sì, è fantastica quella. Con la gabbia di vetro, con i vedi che faticano. No, quella che ho visto io è una gabbia di... Ma sta venendo notte, forse è caso di tornare indietro. Ah, ma il villaggio è direttamente proprio dietro casa mia. Vai dritto, lo trovi. Metti due abitanti, uno che cerca di dare il cibo a un altro intrappolato. Soltanto... Non vedo più una ceppa, potrei... Un sistema potrebbe che fa essere... finire il cibo in una cassa. Ma anche in Dwarf Fortress ho visto delle cose così orribili. Ecco, disgustoso. Au. Allora. Qualcosa mi sta uccidendo, mangiamoci una cosa. Comunque il vostro piano decimo livello sta fallendo miseramente, cazzo. Qualcosa mi sta uccidendo, ma io voglio andare in acqua. Ah! Ah! Uff. Ma c'erano, ho trovato dei zombie sott'acqua con gli arpioni. Sì, sì, gli zombie natanti. Sono fastidiosi. Che palle, però il ciclo giorno-notte è troppo breve, però. Che cazzo. Vabbè, ma tanto la notte. Il piano della Vislazzo. Ma lì in mezzo non si vede, al buio non vedi niente nella foresta. È proprio una tragedia ad andare in giro. Ah, già, io ho tolto il ray trace. Ok. È pazzo completo. Sì, ma il buio è terrificante, però, eh. Cioè, terrificante. Cioè, non si vede niente. Non riesco a vedere più distante. Sì, ma poi anche alcune parti dell'illuminazione non è gestita benissimo, perché basta un blocco per bloccare un'intera zona di della luce, dall'ombra. Quello da vedere, ma è scomodo. Sto uccidendo 1000 zombie a zappare. Che nervi quando senti i mostri, ma non riesci a trovare la caverna. Minchia, Luca, stai facendo il trenino dell'amore lì. Sopporto meno l'acqua quando abbecchi e te blocca, poi non riesci a vedere bene perché fa degli effetti strani di luce. Quello è il ray tracing, però, eh. Sì. Quello mi ha proprio rotto i coglioni ieri, guarda. Non uscivo proprio... Minchia, che alberi grossi che abbiamo in giardino qua. Già cresciuti? Minchia, potenza sì. Del ray tracing. Ci metterò un attimo a crescere. Chiaro, è tutto ray tracing. Io farei un po' una patata velenosa. Mi disse cicciolina, tra l'altro. Probabilmente sì. Sì. Come si fa? Facciamo un altro paio di casse. Dai, dove siete? Cazzo che vi sento ringhiare, porca puttana. Dovrei... Avessi una... Una dinamite, farei saltare tutto sto posto. Ah, così? Sì, è quando senti il rumore, piazzi un paio di dinamite e poi alla fine la trovi. La... Voilà. Ho messo un tappeto attorno al letto, così quando scendo. Ho trovato la cosa rossa che piace a Vincenzo. Ma si trova, ce l'ho un miliardo. Io. Ha un tridente. Io. Non è rarissima la redstone. No, no, è quello. C'è morto Luca. Beh, tanto sono morto in casa. Posso andare a recuperare la mia roba. Meglio così, non devo mangiare. Pieno di nemici intorno. Niente, deserto le date. Allora, piano 10, cazzo. E allora chiudetemi tutti fuori casa. Il bambino zombie! Oh, quanti cazzo siete? Oh. Allora. No, la mia spada! Sei morto? Ma sono avvelenatissimo, però. La tua spada? Quella? Una l'ho persa, sì. Qua. Ma i mostri si generano casuali all'interno dei cunicoli? Sì, se non li illumini, sì. Esatto. Allora,
No, sono illuminati, c'è un torcio, però adesso alle spalle ne sono trovato due con l'arco. Si vede che c'era un punto in cui... Devi illuminare tutto, se no si generano... Sì. No, creeper! Vaffanculo. Portatelo via, te lo stai portando tu? L'unico veramente problematico è l'arciere là in fondo. Faccio tipo una pista di atterraggio qui per gli UFO. Ancora raccoglie, sì, allora l'arciere lo ammazzo per tenere lontana le cattive compagnie qua. Rotto il cazzo, zombie macrocefalo tra l'altro. Dove posso piantare? Come fate a ridere, vecchio? Fammi campare, zombie, fammi campare, grazie. No, mi sono perso come un coglione. I tritoni, sì, quelli. Quei cosi là. Poi io pianto la canna da zucchero qui a caso. Ma sì. In riva all'acqua. Sì, lo so. Ci organizzeremo. Ah, c'è tutto lo zombificio sotto casa oggi. Che diamo? Non mi ricordavo così insistenti i nemici. Il mago orribile. Dove sta? No, il mago con anche l'arciere. È un po' sì. È un po' un problema. Sì. Un po'. Abbiamo un cavallo. Ammazza il cavallo. No, è dentro il recinto. È dentro il recinto. Cibo dentro il recinto. Un po' di... Allora no, mi devo fare qualche altro ghiribizzo e qualche altro stecchino per ogni evenienza. No, a posto. Un po' di... Io qua ora è ferro, se vi serve ditelo. C'è una cassa nuova dentro casa, sono vicino a fianco alle fornaci, ci sto buttando un po' di legno dentro, non è tantissimo però. Gli stecchini stanno qui, i bastoni le, proprio. Le mie... io ho un sacco, ma sta roba, tipo la roba inutile, le armature che droppano i nemici inutili, ci fai, puoi fare qualcosa? Quando, cioè... Poi dovresti poterle scardinare per prendere i lingottini. È fatto come però? Non mi ricordo. Devi fare tipo... dal craft table credo. Quale di chiudere la porta per me. Mm-hmm. Lingotti non ne vedo. Sono non i lingotti, ma le pepite. Scusa. Le pepite con cui fai i lingotti, giusto? Con 9 pepite, esatto. Fai un lingotto. Però non vedo come si fanno le pepite. Metto la patata velenosa tra il cibo. In che categoria dovrebbe stare? C'ho del bone meal. Posso fare delle torce, dei dipinti, dei bottoni. Scusa, dove metterlo? Pepita non so di neanche iron. Che effetto abbia. C'è patata velenosa. Non so, se faccio così non fa niente. Ho rubato anche un bidone di compostaggio, lo metto fuori così fare il compost. Se fate un imbuto è facile fare il compost automatico. Ti faccio l'imbuto, amico Zio. Io non faccio nulla. Se riesco a rubare un imbuto, come si fa un imbuto? Una cassa in mezzo e una V con la punta verso il basso di lingotti di ferro, se non ricordo male. Lo sto cercando nelle ricette, ma non saprei dove cavolo stia. Però. Ah, questo? Hopper sarebbe l'imbuto?
sì, allora, corretto. Questo maiale sta rubando. Ah, ok, case. Quindi una cassa. Muori. Semplicemente mi muori. Stai litigando con un maiale, no? Sì, mangiare. Tu mi hai chiesto l'imbuto. Io ti faccio l'imbuto. Panne. Cominciamo. Ma almeno 3 o 4. Va. Già a prendere ordinazioni stiamo. Un momento. Ho detto te ne faccio uno con calma. Panne 46, per piacere, Tony. Che roba. Allora, imbuto. Mbuti. Un secchio non lo faccio perché mi serviva, se non mi scordo. Allora, imbuto. Perché non posso? Ah, una cassa, non un legno. Cassa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cioè, per fare esplosivo ne abbiamo? Credo di sì. Devo fare un po' di spazio. Non ho idea di cosa serve a fare gli esplosivi, quindi non ti so rispondere. Polvere da sparo e... Oh cazzo, questo è... Poi in realtà per scavare potresti mettere candelotti di dinamite a profusione. Esatto. Sì. Ma non sarebbe educato. Non sarebbe nei confronti di Juvara che ha fatto tutto a mano. No, per me è la parte divertente, cazzo. Mi togli sto piacere fisico. Tra l'altro è bellissimo anche il rumore. Potresti mettere come suonare dei messaggi, questo è solo 1,29€. Tra l'altro quella di Tomb Raider non si sente un cazzo, ho dovuto ripiegare su quella di Cuphead. Allora, caro il mio Matteo Zell, nella cassa a fianco alle fornaci troverai, attenditi, 4 imbuti. Ma ragazzi, per usare lo scudo bisogna accucciarsi, a differenza della Java Edition che è col tasto destro. Ah, con control? Con shift. Ah, solo con shift. Non serve un cazzo. Ah, guarda. Effettivamente io pensavo sempre alla Java Edition. È vero. Ho zitto che sei un posto dal baratro. Abbiamo fatto tutti questo errore. Assolutamente sì, però la colpa è vostra, cazzo. Veramente delle persone discutibili. Ma se sciolgo... Ah, poi li puoi squagliare! Li puoi squagliare nella fornace, le armature di metallo dei nemici. Ah, ecco come si e con quello si recavano le pepitine, no? Sono buoni tutti qua adesso, eh. Cioè, intanto ho scoperto io da solo. Qualche cosa si può dire. Io gioco la Java Edition dal 72, su tutto di no. Via. Cos'è questo riparo? Inquietantissimo. Adesso vorrei capire come riparare gli archi magici che ho trovato. Vabbè. Hai trovato archi magici? Così lo dice. Ah, prof, poi vorrei fare le inutili nugget. Okay. Una? Che cazzo. Da una cosa ho fatto una pepita. Ma sarai pezzente. Ok, il secchio ce l'ho. Il cibo ce l'ho. Questa la poso, che non so che è giorno fare. Fuori, che figata. Oh, posso finalmente andarmi in giro. Aspetta, poso un po' di roba che non mi serve. La freccia non mi serve. La canna da pesca me la poi. Diamanti li posiamo. Non stanno qua i diamanti? Boh, non lo so, li metto qua. Carbone ne ho. La selce. Dove la state mettendo? Per le frecce, no? Qua, sì. No, boh, pure per tipo acciarini, queste cose qua. Però. Voglio giusto fare un viaggio di perlustrazione. Ok, quindi dovremmo esserci. Carne in abbondanza. Maiali. Pesce da cuocere. Le ossa le buttiamo qua. No. Ah, ma c'è una cassa vuota lì, non l'ho visto. Allora, mio caro Tony, dove hai messo le... In quella cassa a fianco alle, in alto a fianco alle fornaci ci sono i anche quattro, il bidone del i quattro imbuti. A quella cassa di fianco qua. Questa. Ah, li puoi staccare gli imbuti, eh? Ti posso impilare? Ah, non pensavo. Allora, questo e poi direi un bel tronco. Sì, cavallo, però io non ti ammazzo, però tu hai piacere di spostarti, grazie. È un nostro rapporto di reciproca convenienza. Questi che sono? Alberi? Cosa? Ma questi? È un colore strano. Senza foglie. Guarda lo zombie d'acqua. Ah, quelli lì sono dei pini. Ma
tanto che ho preso tutte le foglie. No, devi farla crescere, la canna da zucchero. Erano piantati questi, pensavo volessi portarli. No, appunto, devi farla crescere fino a che diventano altri. Pensavo che li volessimo piantare altrove, non fosse questo il posto dove stai facendo crescere. Buco. Su tutta la costa io. Buco. A caso. Serve questo. Boh. Comunque sì, sono dei pini che ho potato qui. Booty, esatto. Abbiamo pensato tutti alla stessa cosa. Io seguo Tony. Io vado in quella direzione a caso. In direzione c'è una foresta, pare. Lì ho preso un po' di legna, però io. Qua si muore male. Un po' di. Guarda, è tutta sabbia qua. Se fai un buco per sbaglio lì. Si precipita tutti allegramente. Ok. Qui è vero, c'è la. Lavoraggio. Qua c'è la foresta vergine. Lì c'è anche una miniera che ho iniziato io, questa qua, in cui mi andrò a rinchiudere se metti caso che cala la notte. Vediamo cosa c'è andando di qua. Se dalla cima della collina, adesso che giorno, si vede qualcosa. Non si vede la minchia perché è pieno di alberi. Per vedere bisogna fare una bella colonna di. Ah no, qua è tutto mondo, non è un isolotto piccolo. È tutto esplorato, è tutto aperto. Non capisco se qua si può entrare, sì, però non c'è niente. L'autocompostatore che fa, scusate, non mi dire composta in automatico, cioè cosa fa, cosa ci metti dentro e cosa ne tutto il cibo che non si può, tipo assolutamente c'è un grosso disavanzo, c'è un grosso surplus di carne marcia, quella roba lì. No, la carne marcia non funziona, ma di tipo di semi. Ah. E tutto quello che non vuoi cucinare o che è di troppo lo piazzi nel risultato Juve. Ma che cazzo. Però quasi lo incastonerei dentro al muro. Tranquillo Vito, si è scordato della partita pure Pirlo, dice. Grande Murillo. Tu Tony ce l'hai una bussola? Cioè possiamo tornare poi indietro da questo caso. Ce l'ho una bussola. Okay. Una piccola pecora l'ammazzo subito. Niente. No. Poi sì, io quello che ammazza gli animali. Mi sono fatto la nomea di massacratore di povere bestie giocando a Zelda, ma qua cioè, mi sembra. Tu lo fai qua con c'è gioia, Antonio. Infantile, sì, questo è vero. Io quel gioco stavo più a gioia sadica, però. Quel gioia. No, è infantile la mia gioia. Che bella scala verso. Chi mi ha visto potrà confermarti. La foresta di funghi abbiamo trovato. Dove cazzo? Mi sono distratto un attimo. No, aspetta, una foresta di funghi. La fungaia. Ma no, so, con però. I funghi giganti. Però no, forse no. Ma ti stai confondendo con cosa? Dicono star come si chiamava quel gioco lì? No, c'è il bio con i funghi giganti. C'è della roba rossa però. Lì c'è quello che avevo confuso. C'è una montagna rossa, cos'è? Montagna rossa con dei blocchi di lava. Non l'avevo mai visto. Montagna rossa, ma parli te così, penso fosse là. C'è un sacco di carbone qui. Ah! Uff, meno male. Una salta, ho preso il terrore di cascare un po'. Non so più dove lì. Ferro, altro ferro. Cazzo. Abbiamo un problema di scorte di carbone che sta pregiudicando i prezzi, con. Che bel materiale quello, però. Che bel minerale è questo? È figo qua, sto bioma. Un minerale rosso. Non possiamo salire perché, porca miseria. Ti devi fare la scaletta. Devi farti la scaletta. Ho
oppure impari la saga tecnica dell'arrampicata. Questo è... Infatti si rompe un... è di leggerissimo, qualsiasi cosa sia. È tipo... che cos'è? È... ah no, è roba del Nether questo, per qualche motivo. Sì. Quindi il Nether invade il mondo normale come il caos che corrompe? Sì, quindi forse non dovremmo trovarci qua di notte. Dici? Non succede nulla, ma... sto cercando di arrivare in cima, se ci riesco, è per poter scavare. Sto montando al sole, morire. Oh. Abbiamo un autocompostante in giardino, ragazzi. Se mettete il cibo di disavanzo in alto... è pieno di materiali strani, c'è pure un dell'ossidiana. Cioè... questo c'era nel primo reame che ha provato a fare... questo cos'è, sto blocco qua, scusatemi? Lo prendo. Compostaggio, per fare sentire il compostaggio? Il compostaggio è per... è per gli stronzi. Non ho capito cosa fa. Non ho capito cosa fa. Le robe di scarto, tipo i semi che non si usano, li butti dentro e diventano qualcosa di utile che non ricordo cosa. La farina d'ossa per... Vincenzo, tu hai trovato l'oro, giusto? Mai trovato un blocco d'oro? Stanno spawnando i nemici, però. Ci andiamo? Farina d'ossa, no. Matteo, ti prego, non stanno rispondendo. La farina d'ossa serve semplicemente per dar da mangiare alle piante, per farle crescere più in fretta. Gioia è deficit dell'attenzione. Che facciamo? Restiamo qua strenuamente tutta la notte e ci difendiamo creando un perimetro di torce. Per le torce cosa... non fanno niente. No, è per vedere cosa succede. Non per difendere, non per allontanare. Perché c'è un ragno alle spalle. Vedo tutto. Perché non ho... io no. Non ho i tresi. Già dei creeper, tanti creeper. Avete un po' rovinato il mio momento diamanti. Vedo tutto. Io ho un blocco d'oro. Ma il blocco d'oro che vuol dire? Che cos'è? È un intero blocco fatto d'oro. Così, trovato a buffo. Sì, in un posto tipo... c'è tipo una costruzione strana di un altro mondo, di un altro piano di esistenza qui. E c'è della roba, fra cui materiali strani e lava. E invasi dagli alieni per colpa tua. Ma no, sono qua tranquillo. Abbiamo trovato anche le montagne. Ma se ci scavi dentro, tipo, non è che c'è tipo un interno? Non credo. Provo a vedere. Sembrerebbe di no, oggettivamente. No. C'è una cassa, però. Lì. È una cassa quella, minchia, con la RTX non vedo una minchia. Pare che sia una cassa. No. Non è una cassa. È uno scalino storto. Ah. È uno scalino messo di lato. Giusto? Controllo. No, è una cassa. Semplicemente non è... non si può aprire. Allora non stiamo guardando la stessa cosa. Ah, qui è la cassa. Io stavo guardando l'altra di sotto e quello era ufficialmente un gradino. Che c'è nella cassa? Una pala d'oro con tocco vellutato, ossidiana e un sacco di pepite di ferro. Boh. Così quindi conviene minare tutto quanto. Scavo senza pietà, sì, infatti mi pareva a me che servisse, che fosse una buona idea. L'unico problema è che c'è della lava, quindi attenzione. Dove però scavo. Io ho un secchio, però non ho dell'acqua. Ma io non ho attrezzi, che sono soltanto per esplorare. Gioia e deficit dell'attenzione, sì. Ma quelle due cose non si escludono a vicenda. Io però affido già lo spazio, maledizione, che... prendo tutto. Ho tonnellate di roba inutile con me. Ma non era deficit attenzione, stava parlando e lo so sopra scrivete voi. Occhio. Non dovresti guardare l'inventario di notte. Ma non facevano rumore sti cazzo di creeper? No, cioè, non l'ho proprio sentito, scusa. Un pochino l'ha fatto. Non dovevano fare così. Sì, l'ha fatto. Non l'ho sentito nemmeno lontano. Meno male che fanno meno danni di quanto ricordassi. Fanno più danni alle strutture che al. Io ricordo... sei diamantato. Altri diamanti! No, non sono diamantato. Io ho un'armatura di ferro normale. Ah, buon percento. Di diamanti ho la piccozza. Ma non vale la pena sprecare i diamanti per farti quella roba lì. Io adesso ho i gambali d'oro. Tira la tua freccia, scheletro. Ho uno scudo e so anche come usarlo. Però. Ormai i diamanti non sono più una roba rara. Ender coso? Cioè Ender sì. Coso? Che palle. Oh, sono morto. Ah, addirittura. Sì.
Ah, di averlo guardato, io stavo forse lo... Comunque vai, vedrai, è veramente figo. Cosa, scusami? Hai finito di vedere tutta, pure la seconda? No, ancora no. Cos'è? La trasmissione della pietra di vetro. Ne ho visto un altro paio. Sai la cosa che... Ma... È che da una stagione all'altra ci sta la stessa tipologia dei concorrenti. Quella è una cosa un po'... Stalbeggiando, potrei essermi salvato. Voglio parte che tu abbia raccolto tutte le cose fighette che avevo. Ah, no, è che non so dove mettermene. E ci sono due Enderman sul tuo cadavere. Allora lasciate stare. Fanno meno danni nella Java Edition. Può darsi. Sì. Ma gli Enderman spariscono col sole, col giorno? No, non so, mi sembra. E muori! Arca miseria, sti cazzo di creeper. Quanti colpi pigliano? Vabbè, io proseguo in questa direzione. Col coraggio nel cuore. Minchia, che mira, oh! Au! E datemi te... Ah! Niente. Le robe di slime dove le lasciate, Vincenzo? Da qualche parte? Nella cassa dentro casa, sì. Quale? Non mi ricordo. La prima, sempre verso sinistra. O la prima o la seconda. Guardate. Ma ce l'ho un miliardo. Ce n'ho anche altre qua giù, in realtà. Perché mi spawnano spesso qua sotto. Eccolo un altro, infatti. Gigantissimo. Poi quando sono giganti sono abbastanza un dito in culo, perché spawna 200 volte... Si ridivide. Tipo adesso secondo me ne dà altri 9. Ma tu che ci fai? Guinzagli. Dici che cazzo fai con i guinzagli? Io li ammazzo gli animali, lui li schiavizza. Puoi schiavizzare gli abitanti del villaggio. Cose tue, non sto lì a giudicarti. Infatti. Voglio salvare stronzo da questo... zombie finché, sulla barca finché è consenziente avete concordato una parola di sicurezza, cioè. Antonio, puoi fare quello che ti pare. Hai affogato il maiale. No, lo sto salvando, guarda che carino. Ma così non andava mai via, rimaneva lì nella barca, potevi andare a fare le crociere con figlio mio, e schiatta pure ogni tanto. Guarda lo zombie col altri 12 diamanti qui ci abbiamo, amici. Oh cazzo! Ho ucciso stronzo con una carota. No! No. Perdona. Ecco, sapevo che. Chissà dove era messo. Esatto. Molto. Sei una bruttissima persona. Cioè, dopo che era sopravvissuto a tutto, anche viaggi oltremare, ma non viene mai il giorno. Dietro a Focaglia non serve, no? Potrei aver sopravvalutato la vicinanza al giorno. C'è ancora la luna in cielo qua, direi che... Ancora una spada, ammazzo tutto. È una notte luminosissima perché c'è la luna piena. Ah, me l'hai legato questo cavallo? L'ho legato, adesso gli voglio dare la balla di fieno. Adesso vuole dargli la carota. No. Sì, ma non potrà mai prendere il posto di stronzo del mio cuore, lo sai. Luca, puoi scendere il cavallo, per piacere? Ti ho visto giù. Lo so. Succede. Ah, no, io lo sto raccogliendo più la minchia perché sono pieno di come un otre. Ma devi tornare indietro. Sei andato troppo oltre il... Allora, ora sta venendo il giorno, tanto vale che resto qua, scusa. Sole, ma tu non gridi quando trovi cose o non stai trovando cose? No, non sto trovando cose, mi sembra da scrivere il caporale, trovo solo quello. È uno degli stronzi volanti questi, ok. No, mago! Oh, sono risalito di altezza... Dammi i tuoi poteri, mago! Sfiga, però a volte pure a me. Redstone, che sei tutto? Hai droppato la redstone. Vai là, vada Alba, che bei colori, però. Trovo quella biancastra, diciamo. Quella nasce il giorno. Che cazzo è la... Va. Così il mio è al ferro, trovo. No, al ferro. È un fungo, quello? Buono. Quello è il famoso fungo? Porca vacca, c'è la faglia. Credo.
Che brutto posto, però. Volevo andare al fungo gigante, ma c'è un villaggio lì, c'è una casa. C'è una casetta, quella è chiaramente una casetta. Ruba tutto. Un'altra casetta. No. Diverse casette. Ma attenzione, però... se il villaggio è pieno di ragnatele, è un villaggio di zombie. Quindi. Però pure. Non vedo ragnatele, però è un po' fuori mano. Ah, proprio qua sotto il villaggio, in realtà. È grosso un villaggio, tipo una metropoli. Qua. Va qua come stanno piazzati bene questi. Rompi coglioni. E dai! Come sono organizzati questi? Oh, salve, salve gente. Ah, guarda questo, che casetta che si è fatto. Oh, cosa gli posso rubare? Niente. Okay. Mettecela una torcia in casa, figliolo, però te la metto io. Qualcosa puoi sempre rubare. Ah, era così. Sì, c'è una cassa chiusa a chiave, tra l'altro. E invece no. C'è una quantità di pane inverosimile che io così rigorosamente gli rubo, e dei bastoncini. Questo cos'è? È un set per, da fabbro? Guarda come va. Ma la carne non credo che... Anche la carne marcia funziona? Ah sì? No, la carne marcia no. No, la carne marcia non funziona. Serve uno smithing table? Un tavolo da fabbro? Serve? Ma sì, prendi tutto. Prendo tutto, non è che posso portare tutto quello che riesci. Vedete, devo capire da dove sono venuto per tornarci. Sono sceso da qua, ok. Salve, Villici! Villici, come va la vita? Voi state fottendo tipo tutto? Sì. Ma loro sono amichevoli. Non... Sono amichevoli, va, un po' di pane. Sono contenti che gli fottete tutto. È chiaro. Tre diamanti. Gli lascio della carne, vedi? Poi dice che non voglio diamanti. Tre diamanti in una cassa, sì. Una settimana di lavoro del diamante. Avete rotti i coglioni, zombetti. Dai. Pure loro hanno lavorato e il frutto del loro lavoro è stato sfruttato in questa maniera. È un letto blu. Il letto blu però non glielo rubo perché me lo sono già fatto. È il mio più bello. Minchia, ci stanno 40 zombie qua. Ma sono parlabili gli omini? Gli omini, no? Di qua. Ah. Commerciare, credo. Sì, commerciare con i... Con 15 carboni mi dà uno smeraldo. Due smeraldi. Tre smeraldi. I smeraldi sono buoni. Con 15 smeraldi mi dà una spada magica. Tutti gli smeraldi. Sei contento? Sono salito di livello? No. Ah, salgono di livello i PNG qua. Ma qualcuno ha aperto la porta della cosa mia? Io non so manco dov'è la cosa tua. Ah, la torre. Neanch'io. No, la torre, no, la torre, no, la torre, la miniera. No, non so manco dove è stata. No. C'è stato un aumento di zombie insopportabile. Semi di zucca. Li facciamo tostati questi. Guarda quanti bei semi da buttare nel compost. Ma Matteo apprezza i semi di zucca, sono sicuro. Vai il gazebino qua che si sono fatti questi. Va col pozzo, va. E va una, cos'è questa? Una lanterna? Non so come, ma ho trovato una carota. Forse è Matteo che me l'ha messa al campo. Dove l'hai trovato? Ah, una campana. No, okay. Qualcosa da inventare. Forse perché qualcuno vuole la campana? Questo cos'è? Prendi anche la campana così. Che tipo di viaggiutazione è questa? Ah, forse... che mi sono perso delle robe in chat. Questa tua miniera, no. Mi ci vuole l'orologio, sì, non l'ho fatto. Beh. Gli lascio qualcosa, io gli ho lasciato una bistecca in cambio, sì. Cosa... Gli occhi per piangere. Non ho capito cosa non ho raccolto qua, però. Semi, forse. Palle, oh. Questa cos'è? Ah, questo è grano in fascina, cos'è? No, è una zucca, cos'è? Non riesco a capire cosa sia. Ah, vicino al cavallo, Tony? Perché vedevo che quando sempre quelli della speedrun il... Può essere una balla di fieno. Con le balle di fieno ci facevano un sacco di pane, diciamo. Zucca, no, sono zucca. Vuoi delle zucca? Ormai ho preso. Balla di fieno ce l'abbiamo anche noi. È che in questa versione c'ha un colore un po' più smorto dell'arancione che ricordavo delle zucche io. Manco una cassa c'hai tu questo, un poveraccio proprio, che diavolo. Il tovar è cascato, sono le 10:05, tutto regolare. Matematico. Poi se non ti danno, serve l'orologio. Do. Sì, sì, assolutamente. C'è un cane?
qua ci sono venuto. Aspetta, basta che trovo la prima casa che ho saccheggiato e sto stronzo non si fa mica ci saranno più altri stronzi. No, non si fa sellare sto figlio di puttana. Perché non è stronzo. Aspetta, minacciamolo con una carota. Questa è la carota con cui ho ucciso stro... un golem. È un golem questo. Guarda. Non attaccare i... No, no, non attacco il golem. Non attacco il golem, stai sereno proprio. No, ma anche gli abitanti del villaggio, sennò si incazza. Ah, perché mi hai preso? Io rubo, non uccido. Il gatto, c'è un gatto, gatto giallo, bellissimo. Vieni gatto, miau, miau. Niente. M'ha ignorato il gatto, mi sento tradito. Devi dargli da magnà. Se scappa, però come faccio? Non faccio in tempo, ragazzo mio. Con le carote. Questo deve essere la casa del capovillaggio. Perché... La carota fa tutto. Non puoi risolvere tutto con le carote. Il bibliotecario? La carota gli dai il bottone che la carota. Ma è il bibliotecario che faccia sedia, cioè, salve signor amico bibliotecario, mi faccio i cazzi suoi. Ma che pavimento di livello il bibliotecario. Un sacco di cose fighe stai vedendo. Per ammaestrarlo sto ma cazzo lo sto, di cavallo. Lo sto facendo perché per come dire, per cancellare la drammatica consapevolezza di non sapere come tornare indietro. Ma te sta ammaestrando. Adesso vengo a prenderti. Non capisco come dopo quanto tempo il linea di principio diventa... dovrebbe essere in quella direzione lì. Però non riconosco l'ambiente circostante, lì il problema. C'è problema. Ah, puzzo, aspetta, qua è dove gli ho ciulato la campana. Ok, ci sto, ci dovrei essere. Ci dovrei essere, dovrei salire lì su e poi proseguire in quella direzione là. Posso andare anche direttamente di qua, credo. In realtà no, perché c'è il baratro lì qua. Tony, però hai lasciato degli alberi fluttuanti. Assolutamente. Ho anche detto, ho anche pronunciato la frase Zell non vede, cuore non duole, mentre lo facevo, quindi non mi pento. Ho vissuto come volevo, pericolosamente. È un dito del culo uscire da sto villaggio perché è costruita in una conca. Devi fare tutto gira, devi fare per i torni per risalire. Ah! Sto rischiando la vita innumerevoli volte. Una pecora rosa, vabbè, io l'ammazzo. No, pecora rosa, no, la Dolly, pecora Dolly quella era, chiaramente. Pecora bianca, io ammazzo anche. Mortacci tua. Trilussa. Non l'ho proprio sentito, sto fiore mignolo. Lupo, ciao lupo, ti ammazzo anche a te. C'è un buco tipo qua... Allora, ce la posso fare, poi salgo di qua, poi salgo di là. Le casse fuori hanno una funzione speciale. È l'autocompostatore di... Ah, ok. Io sto tornando perché voglio assolutamente vedere l'autocompostatore. Però qui c'è un fungo, prima colpisco il fungo. Ma sono due casse, non è niente di speciale. E allora smortifichiamo il lavoro di un compostatore qua. Sta merda di cazzo. Mostro. Io ho dell'ossidiana piangente, attenzione, e delle povere da sparo. Ma te vuoi la povera da sparo? Ho tre cose di povere da sparo. Devo andare a sfondare un piano io con la polvere da sparo. Ma io non ho capito, ma il fungo, il blocco fungo non funga? Non, cioè non droppa? Non, è... non produce nulla il blocco fungo? Non so. La volpe richiede un sacco di spadate per essere uccisa. Produce per la precisione. Ah, produce dei funghi. Dei funghi piccoli. Okay. Io sto con le casse, dice Bruce. Je suis compostateur. Così. Per esprimere la mia solidarietà. Ma prima che schiara notte di nuovo qua. Grande satira di Antoni. Io non penso di essere. Tutte le direzioni sono giuste se nel tuo cuore pensi che lo siano. Penso. Diamante! Ma io che cacchio di giro fa? Da qua sono venuto. Uno solo, però. Santi Dio, che palle. Ah no, sì, ho trovato la zona della... Dove c'era il coso? Il Nether. Il Nether, esatto. No. Ma mi sarebbe veramente un posto per un bel ponte gigante. Non ce la farò mai a costruire un ponte che mi porti fino a lì.
Sono abbastanza così, però ci proviamo comunque. Allora. Ma oppure ci buttiamo, cadiamo male e moriamo male. E mi vendico di questa tartaruga inerme. Ah, non è una tartaruga, è uno struzzo con l'arpione. Che mi sta per uccidere, tra l'altro. Fanno malissimo se lo lanciano. Ne sono accorto, porca puttana. Ah, no, sono morto. Non mi colpire, struzzo. Mancami. Magna. No, esci da là. Villaggesi, salvatemi. Proteggetemi. Vi restituisco le zucche. Posso pagarvi con oggetti sospettosamente simili a quelli che posso levare. Poco fa. Vito sembra un bimbo ogni volta che trova qualcosa. Sì, è quello il bello. Sta facendo notte, ma io non arriverò a casa, mi sa. Qualcosa, oro e diamanti in realtà mi danno gioia. Scalo di qua. Pietra rossa, schifo. La pietra rossa fai contento Matteo, non ti preoccupare. Accumula pietra rossa, che adesso sto facendo pure l'allevamento di variale. Non è proprio un problema, pietra rossa. Boom, ho anche recuperato la mia vecchia roba. Ammazzo pecore. Potevo scegliere una via più comoda per risalire, non ne convengo. Queste cose c'erano la gran parte all'inizio, hanno aggiunto man mano, all'inizio si scavava e basta. All'inizio non c'era niente. Cioè, era il gioco perfetto e poi l'hanno rovinato pian piano. Sì, fondamentalmente sì, sono abbastanza d'accordo. Ho recuperato tutta la mia roba, sono un eroe. Sì, un po' mi la recupera pure a me fra un po' che mi trovi morto qua. Mamma mia. Già non si vede più una ceppa qua. Rischio di vita importante. Che altro mi sa che dovrò. No! Che succede? Perso. No, sono devi. Adesso ti insegno un segreto, sono perché io stavo bestemmiando l'altra volta. Mi sono fatto delle casse intermedie. Qui ci poggio la roba importante. Quindi poi se muoio non mi frega un cazzo. No, ma sono morto fuori, non hai capito? Cioè, stavo là a casa, stavo andando a vedere quella merda di torre rossa che sta lì su. Non ti stai ponendo bene, però. Cioè. Esatto. Sei partito maluccio. Tutte le mie cose sono fuori. Sei partito maluccio, te lo dico. Senti che musichina dolce, mentre i mostri mi inseguono a trenino cercando di fare strame delle mie carni. Cercando, ma no, io dovrei essere vagamente più o meno girato nella qua c'è la roba che ho buttato io prima, quindi nella direzione giusta. Oh, no, ti vedo. Ah, eccoli qua. Però ti serve, non ho nulla, quindi no, sono guarda come tutte le luci, che roba magica. Perché tutte avete robe magiche, io no? Ti ho ammazzato 2000 persone. Eppure io, ma non mi danno mai la minchia. Che diamine. Faccio notare che sono venuto a cercarti e mi hai subito dato una. E stavo colpendo lo zombie. Ti sei un po'. Ti sei messo nella linea di tiro, Non si fa. Ah, ecco il coso. Il posto di prima che fa luce, ottimo. Vabbè, dai, è andato benissimo. Andiamo a portare un po' di roba. Che mi hanno detto. M'hanno detto che c'è un compostatore. Yeah. Ok, che è un fantasma. Mi ha fatto casca giù lo stronzo, maledizione. Fammi recuperare un po'. Mica che straggolo infinita. Ok, io torno a casa allora. Mamma mia, paura vera qua. Ancora. Un po' di fiori. Che suspense, è un po' sì. Con gli archi mezzi rotti, secondo voi ci faccio qualcosa? Con cosa? Ci vedo le mezze cose. Ci tiri le mezze frecce. Mamma mia, 40 slime. Ah, è tutta, per tutte le necessità di bava di slime. Sì, mi serve per fare il mio allevamento di maiali.
Quante, no? Devi creare un altro recinto un po' più forte. Infatti sì. Adesso sto cominciando solo a spostare. Non vedo dove vado, devo creare un recinto. È un problema. Bella torcia questa, utilissima. Okay. No, con l'arco si fa il dispenser? Ma che cazzo dite? Ma pensate. Allora posso fare un po' di dispenser con la redstone che ha Vincenzo. Però. Le lascio qui perché così a futura memoria, per ritrovare la strada. Te la porto su l'altra, ce l'ho un sacco giù. Sopra alla fine avevo fatto tutti i cubi. Butti nel compostatore. Cioè poi te la porto, Matteo. Mi ci butto io nel compostatore. Ma attenzione, tanto, Luca, non fare gesti azzardati. Ah, okay. Pensavo lì si scende. Io seguo te. No. Non vedo un amico. Penso, dovremmo essere nel posto giusto. No, la strada è quella giusta, sicuro. Au. C'è della lava. E qui c'è. Au. Au. E basta. Oh, e che cazzo? No, mi ha avvelenato. Vabbè, qualche altra cosa mi deve... Vero. No, esploso brutale giù da noi. Mi sono completamente perso di nuovo. Abbiamo perso le porte. La lava è molto suggestiva. Abbiamo perso. Sì. Esploso lì. Siamo praticamente a casa. Au! Niente, questo mi deve tirare frecce in continuazione. Non i miei diamanti, Ci sono, aspetta, ci sono. Adesso tu. Vedo anche qualcosa. Insomma, mi favorisci una picozza di diamante? Vuoi chiedere troppo? C'hai 100 diamanti, ti ho lasciato dentro casa. Diamanti? Diamanti, cioè, la follia, veramente. E allora facciamo la picozza. I diamanti non li uso, li lascio solo a voi, ragazzi. Però il pollo cuoce, vabbè, quello si fa dopo. Allora, redstone è qua. Poi servono... Queste però le hai piantate tu ovunque? No, queste qua sono naturali. Okay. Prendo così poi le piante vicino a casa. Che palle sti arcieri, però. Amico, ce l'hai frantumate a pezzettini giganti, bro. Redstone, redstone, ok. Tutti ragni nuotatori, sto posto. Guarda, questo qui per esempio ha un elmo, secondo me, se lo utilizzi. Ne ho uccisi diversi armati con roba in testa, però non mi hanno mai dato. Ma questo qua vedi che ce l'ha? Vieni qua. A me prima me l'ha dato. È lì, dietro di te. Ah, questo? Sì. E che culo, li hai ammazzato tu fondamentalmente, quello lì. C'è uno vicino. Ma no, secondo me quelli che hanno l'elmo... Cioè, no, un paio l'ho seccato. Sì? Boh, allora forse no. Forse ricordo. A me me l'ha dato l'elmo d'oro prima. Vedi? Però è bello sgarrupato, come si aggiustano questi? Okay. Allora, arcieri veramente. Stone, guardami un attimo. Daniele. Allo? Questa è addirittura una pala. Ah, forse. Come si usa la stella d'artificio? Che fregatura. Non lo so. È una mezza inculata. Te la regalo, Daniele. Se capisci come si usa, è tutta tua. Probabilmente bisogna dargli fuoco con l'acciarino. Forse non conosci il regolamento cellodurico, Stone, ma vaffanculo, non è assolutamente consentito. Ah, questo non è un cellodurico. Non vale. Sì, ci sono da rimettere le porte, però. Questo dovrebbe essere un celladuro marrone. Cioè... Sì. Celladuro bronze, sì. Ancora certificazione bronze. Come si fa la dinamite? Perché vuoi fare le cose che sono? Guarda questo, che bello il vestito. Che problema c'hai? Pure le scarpe c'è questo. Sì, ma non rompere nella mia di miniera. No, vedi. Ho ucciso uno con scarpe e il metto magico, non mi ha dato una cacciata nessuno dei due. Quindi non, a me se mi rompi la strada non è scoppiata qua sotto. Ma non la chiama dinamite, come la chiama? Oro. Penso che si chiama TNT. Quindi questo maiale qui al guinzaglio non è stronzo, è un succedaneo che avete messo qui per farmi passare un po' il magone, ma non funziona. Perché è stronzo, ma non è lo stronzo giusto. È stronzo di fatto, ma non di nome. Ok. Allora, io ho recuperato cose. Allora, abbiamo. Ah, la sabbia serve. Okay. 64 netherrack. Che io Le porte non ci sono neanche più. Cioè, proprio così. No, le porte non ci sono più, infatti, no. Siamo senza porta del ferro. No, ha detto Daniela. Quattro smeltimenti me li tengo. Che se trovo qualcuno, le zucche dove le metto? Nel sabbia siamo pieni, ma non trovo TNT. Però non lo posso fare. Rimetti la porta, Daniela. Però per favore, le metto io.
ce ne più parte. Esploso Ginetti. Si chiama tritolo, Daniele. Ah, ecco. Visto che è esploso qualcosa, ne facciamo cose per fare stronzo 2, non lo so. Beh, non c'è sentimento nel chiamarlo stronzo adesso. Questo è pieno di un altro nome. Lo deve venirmi, non è supera non è la cosa. Sta cosa, cazzo. Ma era quello che stava sulla barca, è morto? Sì. No, è quello. No, assolutamente no. Vabbè, l'hai detto. È esattamente quello che sta pascolando di fuori, felice. Quindi allora quell'esclamazione un cazzo, ho ucciso stronzo con una carota, cos'era? Scappato, sì, certo. Non mi frega. Era fabbricare cosa? Era sindrome di Tourette, Ma poi scusa, era sellato stronzo, questo non sarà sellato. Ce l'ho una sella, ma la volevo usare sul cavallo, ma quel figlio di puttana non si fa sellare. Guardate come crescono. Aspetta, però un attimo il cavallo. Io ho delle bardature che ho ottenuto legalmente in un villaggio. Non se le fa mettere, almeno io non sono riuscito a mettergliela. Quello che sta facendo il bagno lì è un creeper, vero? Sì. Sei riuscito a mettere la bardatura al cavallo, Luca? Aspetta un attimo. Qualche altra cosa? Ha fallito a livello architettonico oggi, Luca. Ma il questo sei tu che vuoi fare la cosa impossibili proprio fisicamente impossibile. Se lo risolvo io il problema della scala a chiocciola, tranquillo. Te l'ho risolto, ti ho spiegato qual era il problema. Sei attaccato al cazzo, così mai era più o meno la soluzione. È ancora in giro il mio compostore automatico che sto. Dov'è il compostatore? Dov'è il compostatore? Canna da zucchero. Questo è il compostatore? Sì, ancora devi metterlo. Non se lo fa mettere, Luca, anche a me si imbizzarrisce quando provo a metterglielo in culo. Ma è il fieno quello? Ah, questo? Curare animali? Dove questo, si mette? Mettere... nella cassa sopra. In alto. Niente, sì. Non si può fare. Metta la bardatura qua. Ma ammirate le meraviglie dell'ingegno umano, guardate. Dove andremo a finire di questo passo, signora mia? Diglielo ai telespettatori, diglielo. Ma questa pala fantastica. Tocco di velluto 1, indistruttibilità 2, efficienza 2. Che cazzo è? Tocco di velluto ti permette, ecco, la palla non serve a un cazzo. Con un piccone però invece di rompere il blocco, ottieni direttamente un blocco. Mettere qui un blocco d'oro e sopra una campana. D'oro, di diamanti. Lo sentite pure voi la campana? Dov'è? È fuori casa mia adesso, sopra un blocco d'oro. Arrogante questo cazzo del blocco d'oro. Scusate. Tony, tu hai la campana, io c'ho il blocco sonoro. E vabbè. Lo senti? Che... Sì. Ma che cazzo è un blocco sonoro? Scusatemi. Questo. Deve sempre. Questo è chiaramente il momento più alto della adesso cazzo un bel. Della mia vita, nemmeno delle. Il tritolo si innesca adesso anche vabbè, io c'ho anche un devo fare una scala che porta a casa mia, però oggettivamente la posso fare da qua tipo qua che conduca lì e senza che faccio sto giro del cazzo ogni volta, scusate, permettete, devo fare gradini, fogli. Ma Sara cosa sta facendo adesso, si è attivo o sedio dei gay? Ma in questo esatto momento penso che stia guardando la TV. E soprattutto perché ti ha mandato a fanculo per lei con Cine Twitch, che è un mercato incredibile? No, sto giocando State of Decay. Perché dice che è una nicchia del cazzo. Secondo me è un mercato quelli dove ti pagano. No, non credo, sai. Il problema è che la gente che lo fa seriamente si piglia, si fa pagare bene. Cioè, sì. Ma però che magari oltre però magari è più di gente il resto. Che vuole approfittarsi, però, sì. Però e come la fa? Ti show una mappa tipo... dunque la mappa base che cosa fa? Ti fa vedere giusto il pezzettino di che esploro, no? Cos'è questo rumore strano? Perché c'è un non lo so. Vabbè, va bene uguale. Poi mi servo lo slime e I am the slime from the radio. Gigante, Antonio. Ho ascoltato Zappa e mi è rimasto. Allora. Hai ascoltato? Zappa. L'hai recuperato il... No, il documentario no.
se vuoi, zappa, te lo passo, te lo passo io su Telegram. Ah, ma perché non è una roba, non si trova in giro? No, una roba, non ancora. Okay. Se vuoi, te lo giro senza problemi. Girami il link, vai, così mi fai sparagnare il tempo. Ah, no, ti giro proprio il file. Cazzo, me ne frega. Vabbè, per quanto è grosso? Beh, che ce ne frega tanto. Telegram, mica problemi. Ci metterà un po' a fare l'upload, però poi te lo scarichi. Tutte le volte che ho provato a pappare roba a Telegram è sempre stato lentissimo. Vabbè, magari. Ma web o desktop? O desktop, l'ultima volta la roba da Ivan ci ho messo un secco. Però, boh, non, magari la sfiga quel giorno lì. Non è che... Vabbè, allora ti passo direttamente il link. Allora, devo trovare una cosa da appoggiare sull'altro blocco che mi sono fatto fuori dalla casa. Qui uno c'è la campana. Il cavallo è un po' in pizza. Cosa gli hai fatto al cavallo, Luca? Ho andato a cercare di mettergli la bardatura. E questo è un blocco di ossidiana. Ci vuole tipo una. Quindi probabilmente si è. Ma questa porta. La porta è strana di casa mia. è un po' esterna la porta. C'è qualcosa che. Devo aver sbagliato qualcosa a metterla. Devo metterla dall'altro lato. Fammi capire. Allora adesso mi do. Sì, decisamente l'ho messa troppo fuori. C'è gente che ha creato una catena di blocchi musicali per suonare Africa de Toto. Vabbè, cioè, penso che Africa de Toto l'abbiano suonata in tutti i modi possibili. Penso che l'abbiano anche composta così, probabilmente. A giudicare i risultati. Ma penso che sia di quelle robe che ritrovi. C'è soltanto Hymn di Vangelis che era. Beh, le fate la barilla. L'hai fatto incazzare di brutto, Luca. Vabbè. Tutto il mio lavoro è andato sprecato. Ma ricordo che c'erano tipo delle gare di cori proprio per cantare Africa de Toto, cosa del genere. C'era tipo tutta una cultura di gruppi corali che cantano solo quella roba lì. Poi uno si stupisce del terrorismo. Ho domato. Hai domato? Sì. Allora la bardatura è in casa. Ma ho anche una sella che non riesco a mettere. E ti dia la bardatura, cioè. Va bene, aspetta, non ti incazzare, un secondo. Calma, sei calmino, eh. Possiamo utilizzare per battere. Allora, io posso seminare delle zucche, però. Lo farò. Dov'è la bardatura? Non lo faccio. Nella cassa più recente, mi pare, quella che avete messo. Cos'è questo rumore inquietantissimo? Lo sento solo io questo rumore inquietantissimo. Probabilmente. Ha fatto tipo. Giuro, è così. C'è la chat che mi è testimone. È stata anche un'imitazione, secondo me, piuttosto fedele del suono che ho sentito. Mi sono inquietato malissimo, non so cosa sia. Tipo trombe del giudizio, quello lì. Quella roba lì. Cavallo. No, non era questo. Era una roba molto più epica. Allora, la Madonna, che bardatura. La bardatura d'oro? Cazzo. Hai visto? Sì, ne ho un'altra. Hai fatto bene a farlo incazzare cercando di mettergliela comunque. Però se dovete. Però, se va. Non te andare, amico. Ti può distrarre un attimo qua. Che succedono qua? Uguale, vedi, Mircotte mi dà ragione, sono stato perfetto. Io sono stonato, quindi cioè, datemi ma Luca, un punto in più per questa cosa. Cioè, è bellissimo il cavallo dorato. Sono un cavaliere dell'apocalisse. Aspetta che gli metto anche la sella. Vieni qua, cavallo di merda. Cavallo di merda. Ma questa è chiaramente l'armatura di Oblivion, quella e ne ho un'altra. Ne ho un'altra, neanche il DLC famoso. No! Minchia come corre. È la soundtrack di Hans Zimmer per Minecraft. Io l'ho sentita, però. Quando verrà poi il momento della come si dice, the time of reckoning, l'ora del giudizio, ne riparliamo. Allora, io che stavo cercando di fare, però, a parte ripartire domattina in avventura. Ah, cerca di salire le scale di Tony, ecco perché è così bizzarro. Ok, andiamocene allora, un secondo. L'ho fatti adesso, queste scale, non mi fai cagare, non farmici cagare il cavallo sopra. Cioè, un secondo fa le ho fatte queste scale. Lo sposto. Sta sereno. Fammi spostare il blocco di... bel blocco qui. I funghi, a che servono? La zuppa. Solo zuppa? La fai al forno, la fornace, la zuppa? Ti
ti serve? Il crafting table serve ciotola e funghi, se non ricordo male. Ciotola, funghi, puoi fare anche col coniglio, patate. Voi sapete troppe cose che non so. Allora, ciotola. Ah, la zuppa di... Ok. Sì, però sta cosa che non c'è il link intertestuale, che se clicco su ball non mi dice come si fa. Ma servono due tipi di funghi diversi però per fare la zuppa dei funghi, credo. E dove stanno le ciotole per dire? Come si ciotolano le ciotole? Questa è una ciotola. Legno, le assi di legno normali. È una V. Il cavallo è diventato dorato. Una V. La bardatura. Mi hanno messo le robe d'oro, sti coatti. Ok. Le ciotole ci siamo. Allora, io volevo fare un recinto. Qua. Non posso fare cazzo, cazzo. No. A meno che non ci siano le zuppe, non è che abbiate dei funghi diversi in giro, non posso farci. Quindi... Io non ho visto neanche uno. Poggio qua. Il secchio non lo porto, i semi li lascio qui. Adesso c'ho Africa dei Toto in testa, però lo sapete, vero? Quello... vi posso odiare. Problema della canzoncina. Tony, mi dici se il rumore che hai sentito è questo? Aspetta. Silenzio. Era questo? Allora no, non era questo. Non ti ho sentito nessun rumore. Sentito nulla, quindi sì. Non era. Allora no, non era questo. Forse. Ah, ok. Colpa tua, Just, esatto, colpa tua. Ecco. Ma chi è che c'è in giro con uno stendardo sulla schiena lì, scusatemi? Oh, sono i malvagi guerrieri della morte. Pure? Ma qualche altra cosa, no? Ti lasciano cose. Ma c'è lo zucchero in questo posto, fammi capire. Qual serve? Rilasciano cose che non hanno rilasciato. Ah sì, ma hanno lasciato uno... Tendardo di Illager. Pillager, sì. Con la I però, Illager. Ah, giusto. Ok, io lo a mo' di trofeo. Cioè, è gente cattiva che va nei villaggi e ruba le... Io rubo i bambini. E io lo vado a piantare su questo mio blocco di coso. È così. Ma è brutto come a chi? È un coso bianco. Lo posso editare? Non so. Una calligrafia giapponese, qualcosa ce l'avrei messa. È orribile. Non è cliccabile, non ci fa niente. Vabbè, però è decorativo. No, possiamo crearli e noi stendarli. Ma non è stato. Oh, un achievement è andato. I've got a bad feeling about this. Uccidi un pillager captain. Okay. Sì, è possibile che si incazzino e poi arrivi un altro raid. Ma ora vedono lo stendardo, capiscono che sono stati sconfitti e tornano indietro. Io sono avvelenato a vita. C'ho un alone violetto intorno, che non, verdognolo intorno che non sparisce. Passa? Non sta passando con molta calma. Però. Ma non mi fa manco danni, cioè non capisco cosa faccio. Certo che la mappa è un po' inutile. La mappa perché la devi ingrandire ogni volta. Lo stavo facendo... devi andare al tavolo di cartografia, devi aggiungere tot carta, mi pare. Una cosa del genere. Oppure dal crafting aggiungi carta, non mi ricordo. C'è modo di ingrandirla e ogni volta si espande un pezzettino, no? E io lo stavo facendo l'altra volta. Ah, hai ragione, Tony. Sì, sì, sì. Ho un arco. Come si faceva? Esattamente come dicevi tu. Un foglio solo di carta basta per ingrandirla? Sì, 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 sì. La puoi ingrandire di quattro... E carta non ne abbiamo. Quattro livelli. Poi basta. T'avanza della carta? Aspetta, E qua proprio 0-0 solo. E prima ho tutti a prendere per il culo il mio compostante. Guarda quanta carta. Il compostante fa la carta? No, cazzo? Però ci... Come si dice? Fai la... scusate ragazzi, non riesco a parlare oggi, sono rincoglionito. Fai il concime e fai crescere la canna da zucchero velocissimamente. Io qui sto facendo una fattoria offshore. Ma dopo il livello 2 qua come si fa a farlo aumentare ancora? Ah, no, madonna, ma sta mappa, ok, è decisamente troppo grossa. È troppo, io mi sono fermato a livello 4, a livello 3. Cioè.
Non so come usarla, è inutile? Ma si può zoomare? No, non credo. Oh, cazzo, serve. Io continuo a emettere però questo strano fumo verdognolo da tipo 10 minuti, comincio a preoccupare. Ma va tutto bene. C'è un'icona a destra qui. Sì, livello 2 è un po' troppo grande, sì. Livello 3 un po', già un po' troppo livello, grande. Livello 4, figura. 4 è un dramma, sì, sì. E poi mi pare che le puoi pure tipo fondere più mappe assieme, una cosa del genere. Devo rifarmi un'altra bussola. L'ho usata perché fare in modo che segnasse pure i giocatori. Così so dove state. E vi seguo. Vi curo. Vincenzo è morto? Lo sento un po'. No. Stai scavando i tuoi diamanti, sì, sì. Sereno. Cling. L'orologio mi serve l'oro, però. Oro? Ok. E oro ne abbiamo. Perfetto. Mo faccio con l'orologio. Orologio e bussola. E che meglio me. Poi scarico un po' di roba. Oh, figlio di puttana, smetti di spararmi con la freccia di merda. Ti odio. Scusate, ma quando vedo il blocco che c'è tipo lava, ma non è lava perché è fermo, devo fare qualcosa? I blocchi raccoglierlo, credo. I blocchi di magma, sì, li puoi raccogliere. Devo sempre qualcosa, il piccone? Sì, sì, come raccoglio così. Ho un'icona tipo di possibile di osso e carne. No, che sta lampeggiando. Osso e carne. Sì, è un'icona strana. Tolto il cancello. No, non c'è più, è andata via. Beh, io ufficialmente puzzo. Forse era tipo un malus. Ufficialmente puzzo, non so perché, però pazienza. Cazzo, mi sono fermato 800 volte fino adesso con sta cosa. Sapevo che erano rompibili. Porca troia. Maffanculo. Altra carta. Sì, però è tutta cazzo. C'era un posto ufficiale per la carta. L'ho data tutto a Tony. Per me è Tony il posto ufficiale per la carta. Ce l'ho io la carta. Ce l'ho con me, aspetta. Ne prendo una metà e se adesso lo riporto. Un po' di roba a caso. Oh, l'ho messa in una cassa. A caso. Salve, sono il posto ufficiale per la carta. Per tutte le vostre esigenze di carte, rivolgetevi con fiducia. Matteo è passata là. Porco. Cosa? Vado a riportare un po' di carta in casa. Tacci tu, alla base è venuto a esplodere sto figlio di mignotta. Dai, guarda che ho fatto la fattoria là in fondo. Dove la metti la carta? Dentro Tony. No. Nel caso non... nella seconda cassa lì. Trovato. Stai facendo una fattoria dove? È quel cubo futurista che c'è là in fondo? No. Se guardi di qua. Ah, forse tu stai usando Ray Tracing, quindi non la vedi. Esatto. È qua dove sono io. Ho anche creato un'isola apposta per... Ma per le canne? Sì, un'isola per le canne, esatto. Ciao, frate, ci può una bella isola. È un shore, quindi la giustizia cioè, non ci può... Cioè, si è sistemato proprio bello. Non ci può raggiungere. Ci magrisce rigogliosa. Che ha fatto, dai? No, c'era il tizio quello con l'occhi rosa, l'Eder. Che facciamo? Io aspetto che schiara giorno e riparto. Riparto nell'altra direzione. È una mia impressione. Mi serve No, no. Cosa? Ma c'era qualcosa che mi colpiva, eh? La barca ce l'abbiamo ancora, vero? Affogata al solito. Ma quel blocco di cemento sto qui davanti a noi cos'è? Volevo fare una torre, poi ho finito la Ti sei stufato. I materiali, sì. Ma forse puzzo semplicemente, se mi lavo si toglie? No. Provo a buttarti in acqua. L'ho fatto, non si è tolto. Non so cosa c'ho. Chi mi cerca su internet? Ci sono gli effetti. Non lo so. Se ci sono non li trovo. Non mi pare, sai? Cosa sia quell'icona lì, quella specie di maschera antigas incrociata con due ossa qui, cos'è? È orribile. Albeggia? E la papera non galle...
Ciao zombie, vorresti entrare, vero? E puoi entrare. Non è lo stesso se vai sott'acqua, però. Adesso sento un rumore strano, cos'è? Sono Stonez che stanno picchiando il blocco musicale. Ah, ok. Così. Parcheggiata storta, sì, però. Credo per sempre. Stavo dicendo a Matteo andare... che ci diano un sacco. La Juve è passato il turno. It's the bad omen. Contro l'Inter, scommetto. Ah, la prossima volta che entro in un villaggio scatta un raid, mi dice. È quello che ha scritto sopra Just, come? Ah, è la maledizione del... È la maledizione del villaggio, dei briganti. Là. Quindi se trovo un villaggio scatta un raid, che vuol dire? Che mi attaccano i villeggianti oppure vengono da noi a rompere il cazzo dopo? Sarebbe pure ora, No, come da noi. Affanculo, è un raid. È un raid. Anche il pisellone. E io non ho e fatto che fanno i raid a me? Cioè, non ho capito. Che non è un raid. Se lo chiami raid, lo chiami attacco. Se hai danni di una persona sola. No? Secondo me fanno un raid al villaggio. Puoi portare la sfiga. Porto la sfiga agli altri. Povera bestia. No, non voglio. Non voglio. Voglio raccogliere del corallo, però, che sono dittore del greco. Anzi, Luca, hai un'altra bardatura d'oro, hai detto? Sì. Porto un cavallo, allora. Aspetta, ho anche una delle bardature d'argento. Non si rompe mai il corallo. Perché tutte queste bardature? No, ho una bardatura di diamante. Oddio, non c'è nulla nell'orizzonte. Sto navigando diritto, non c'è il deserto, è solo c'è. La cassa di Luca è proprio sospetta, Terra. Perché? Perché è piena di roba magica, cazzate. E le rubate dal villaggio. Certo. E poi a me fanno i raid. Come le ho... Non ho capito. Dove sei, Zed? Sto portando il cavallo... No. Però questo non me lo devi fare in bestialiera come quello di prima. Adesso prendi il grano e glielo dai da magnà. È un atollo qui, inutile. Ma vabbè, io non ho interesse, cavallo. Basta che... Se sa da bardatura di diamante, non rompe il cazzo. Oro! Niente, non c'è nulla qua, c'è proprio no, non è vero, non è uno. Non c'è va che mondo del cacchio, non c'è niente. Niente. Sono matto zero oro, veramente? No, adesso sto costruendomi casa. Ah, okay. Serve un maiale, qualcuno ha visto un maiale? Così li facciamo riprodurre. Io ho una mappa, mi sono appena ricordato di avere una mappa, posso trovarvi quando voglio. Io tutti i maiali che vedo li ammazzo per fare le bistecche. Non sono la persona adatta. Non ho capito se devo guardare la mappa ogni volta per fare la giornata, però, non benissimo. All'inizio della mia grotta c'era un lama oggi, non so se c'è ancora. Ammazzo pure qui. Non sono più. Guarda, ce n'era uno anche qui di lama, dalle mie parti. Non lo accoppiare con un maiale. È un bilama, Dai, Ozel, ho la bardatura. Butta per terra, grazie. Ok. Devo... Questo mondo da questo lato è tutta acqua, c'è poco da fare, è isoline microscopiche inutili. Eh sì, c'è l'oceano. Poi adesso la mappa. Continua a non esserci niente, per carità, però. Però è un niente che di cui sono consapevole. Stai mappando il mondo. Sto mappando. Finalmente uno scopo nella vita. E poi ogni tanto mi posso distrarre anche picchiando due pesci. Così. C'è una mucca. La mucca posso ammazzare. Come disse Cicciolina, non l'ha detto nessuno, però io ho preceduto. Migliore così, Antonio. È scattato dell'amore. Sì, ho visto. Non ho capito fra chi e chi. Se tra Stronzo 2 e la mucca o tra il cavallo e me. Mi sfugge come c'è era dell'amore. C'è un contro di bestie. Come cacchio si pigliano i pesci? Io ho difficoltà a pescare. Loro. Ho serie difficoltà a pescare. Oro! Non so mai sì, quando devo tirare la carta. Ah, col destro devo ritirare, maledizione, non col sinistro. Ok, allora. Che c'è di bello. Ci sono dei blocchi che galleggiano in acqua, così. Serata super fruttosa. E adesso dovrei arrivare dove state voi, più o meno, infatti. Continuate a non darvi soddisfazione, per questo siete venuti.
Io ormai ho la risposta. Ma ancora stanno giocando questo? Tartarughe. Ah no, è... Ah, questo è il percorso che abbiamo fatto in acqua allo spawn. Ok, sono arrivato allo spawn. Però che palle, da sto lato della mappa non c'è veramente una minchia. Devo espandere. Vabbè, adesso ritorno a casa prima che faccia notte. Piglio due canne da zucchero qua. Comando il compost, eh. Sono sicuro che troverò. Ciao, oh, delfino. Questa era la torre fallita di Luca. Sono tornato a casa. Hai visto che serve la torre? Cioè, se... No, si vede di più, si vede di più la torre fallica di Vincenzo. Ma adesso la alzo, poi ci metto la lava attorno e quello sarà il nostro faro. No, quel mio è un faro. Ma non è neanche sulla riva, cioè che cacchio. Sul coso. Stai facendo un faro tu, veramente? No, però potrei farlo. Solo per romperci. Se volessi potrei. Riuscendoci. È come la minaccia nucleare. Io potrei farlo un faro. Che fai? Poi tu fai un faro, e tu fai un faro più grande del mio, e io faccio un faro più grande del tuo, e sei escalation. Adesso allora mi metti. Faccio un faro e ci metto la lava attorno. Ma se cuocio il magma della fornace? No. Non fare la lava la devi far zampillare dall'alto, Luca. Assolutamente, sennò... sì. Ok, quello è il faro. Mica ci metto 2000 torce. Questa pepita di ferro non mi serve. No, mi si è rotta la palla di ferro. E mo? Il nether rosso, il nether coso qua si può smeltare, come dice qualcuno. Che smelti col nether rack? Vediamo cosa esce. Okay, la... materiale figo. Cosa del genere? Non è quella per le calamite. Questo è nether, no. È mattone di nether. È un altro materiale, mi sa, quello che serve per fare la calamita. Che è quello che volevo fare. Però no. La calamita è buona per... Ma in mezzo al mattone è una minchiata, non ci può mettere il mattone. Per sincronizzarci la... le bussole. Al mezzo mattone, non ci puoi mettere il mattone sano sopra, te lo lascio sospeso a mezz'aria. Non puoi fare un mattone e mezzo. Che è una mezza minchiata, però. No, in realtà puoi fare il mattone e mezzo, cos'è che non riesci a fare? Ho messo il mezzo mattone come tipo pavimento e poi sopra ci metto il mattone per fare le mura. In realtà il mattone sopra resta sospeso a mezz'aria. Ma non puoi. Stone dove sta di preciso? Io non ho capito ancora. Qual è casa tua, Stone? La sfinge lì? La sta facendo dietro quella di Luca. Ah, stai costruendo anche tu. Stai edificando. Quanti fanno casa nel... Qui al piano sopra, qua. Tutti qua stanno. Ma visto che sto qua, devo fare una cosa. Andava fatto. In questa direzione avevi trovato il villaggio prima? Esattamente dietro casa mia. Procedi dritto e lo trovi. Dietro Stone adesso. Sì. Il problema è che la mappa... del carbone intelligente lo abbiamo? Salve Luca. Salve del carbone, fargli fare qualcosa per levarmelo un po' dal cazzo. Che ne hai troppo? Le torce puoi fare, non so che... Col carbone. Ah sì, grazie. Che cazzo ci devo fare però? No, c'è qualcosa che lo usi e fai... Tu levi dai coglioni. Allora. Ah, ecco la faglia pure qua. Questa è meno, questa non va al centro della terra, ok. Io ero sto piccone e salgo, amici. Adesso devo vedere una cosa. Mi butto di qua. Ecco, fare un blocco di carbone, se vuoi. O il terreno. Ride! Per fare? Ride.
Non so cosa significhi, ma c'è scritto ride. Si sta riempendo la barra dei ride. Cioè, sei un falò. Se arriva brutta gente, non è colpa mia. Brutta gente è colpa tua. Sì, non ci puoi fare. Cioè, da nove... Ma il corno di guerra l'ho sentito solo io. Sì. Da nove pezzetti di carbone ti tiri ma fuori dato, un ma ha dato un achievement. Quindi ho mandato il raid quanto che poi verrà. Ma dove sta il villaggio? Io non lo vedo il villaggio. Sarà entrato probabilmente nei... Diventa estetico, però. Sì, sì. Questo pingone fotonico che è partito. Voglio guardare il raid, soprattutto. Mi spiace, ero stato maledetto, non è colpa mia. Ah, ecco il villaggio. Cazzo di ferro. Perché è il rumore, il bordello che... È violentissimo il suono del corno. L'avete sentito adesso, ragazzi? Io non l'ho sentito. No, in chat sì, perché lo sento solo io, mi sa. Ah, beh. Dove è Ride però? Questo è... quello è un malvagio brigante? Stai briganteggiando? Ma la piantina in base! Ha già capito, po, fate qualcosa! Non lo bricazza a me però, non sono villaggiano io! A me se vado da... Ve l'ho propiziato io il Rad, non rompete i maroni! Che ci metto dentro a diventare nemico, eh! Ho capito da dove arrivano gli... mostri nella tua miniera, Vincenzo. Cioè? C'è una zona esattamente all'inizio che non è illuminata. Generano. Io non ho torce. Da me. Ma io ho una parte. Due nemici restanti. Vi sto salvando il villaggio, ragazzi. Io non vorrei dire. Esigerei un ringraziamento subito dopo. Ti rompi i coglioni che esplodono che non so. No, sono rimasto incastrato e non sono circondato da steccati, non posso più uscire. Ho dovuto rompere uno steccato. Non benissimo. Dov'è l'ultimo mo? Dove stai tu? Che ti hai fatto? Ah, no, ma ci sono varie zone non illuminate. Ma io sto sotto, non mica sto lì all'inizio. Ho capito, però signor brigante? No. Ah, è da là vengono fino a me. Eccolo, t'ho trovato, amico brigante. Sì, io ho fatto tutta la cosa. Sono venuto qui, ho cominciato a trovare roba. Un altro ride? Cioè, finisce uno e ne comincia un altro? Si riempie di nuovo la barra, io torno a casa. Gatto! Aspetta, gatto, c'ho della carne, gatto! C'ho della carne, gatto, non scappare. Cioè, devo mangiare il gatto? No, voglio dare la carne al gatto. Una brava. Come si dà la carne al gatto? Col tasto destro. Io sto cliccando come un forziato, non dà segni di è precipitato il gatto. Madonna mia, gatto, vaffanculo. Senza offesa. Parlava. Per seguire il gatto mi stavo schiantando. Dove era tornare a casa. Dove è la mia mappa bellissima? Ora. Non vedo il mio segnalino però. Okay. Ah, vabbè, si vede il portale allora. Perché ho messo una porta che non si apre? Credo che stiano arrivando altri briganti. Le porte di metallo non si aprono normalmente. Ah, ecco. Prima del discorso di Saruman. Fatto a tempo a entrare nella camera della casa di... No, sono vostri. Vuole fare Perché è già notte. Vuole fare amicizia, dai. Ah, minchia, mi sei allagato a casa. No, però qui non posso prendere tutto. Dove devo andare? Allora, faccio i lingotti, vi porto su altro oro. Gli slamini te li porto sempre su, Matte. 53. Il compostatore, metti tutto nel compostatore. Porto pure su tutto sta cazzo d'oro. Mi fate qualche cassa però giù. Tony, sei seguito da uno zombino. No, i zombie piccoli che nervi. Fammi una cassa per la roba rossa, Matteo. Vuoi una cassa a parte?
Ma la vuoi, la vuoi da mettere dall'altra parte o la vuoi in casa, dall'altra cassa? Non cazzo serve a Matteo, a me non serve a niente, io sono il minatore. Ma c'era già una cassa, un paio di casse praticamente vuote. Ho capito, devo portare una roba piena di roba rossa. Ok, non ho capito cosa vuoi però. Una cassa doppia. Ma qui la vuoi? Ah, ok. Ma se la poi Matteo la vuole fuori, anche fuori, dove la vuole lui? La mucca mi vuole bene. Il maiale pure, credo. I cosi di magma vi porto, non mi servono a niente, no? No, no, non servono a niente. Carbone? Lo porto, lo lascio, butto. Carbone, carbone serve sempre. Ne porto un po', dai. Allora, metto un'altra cassa qua, la facciamo. Ha chiesto una cassa in cenzo, gli faccio una cassa. Sei un tesorino. Ah, pure i lingotti d'oro, no? Li porto 128. C'è questa cassa al centro, al secondo piano. Qui. Sì, ve la riempio tutta. Come dice Cicciolina. Detto che stava mezzitta Cicciolina. Anche così inappropriate. Apposta. Quindi se metto questo elmo d'oro che mi ha dato il bambino zombie, mi dà una pepita d'oro? No, sì, ok. A posto. Le occhio di ragno? Ma buttali da qualche parte. Non ho ben capito a che servono, se servono a qualcosa. Vabbè, tengo io, tappio, dai. Tieni. Il compostatore che ricicla pure le balestre? No, eh? No. No. Strano però, ci avrei girato. Solo cibo. C'ho delle balestre di zombie in giro qui, non so. E anche un pezzo di muretto che ho rubato a quei poracci, perché ero cascato in un punto che ero circondato da muretti e non potevo uscire, ho dovuto romperne uno. Ok. Ah, io ho delle mutande di magiche, me ne sono accorto adesso. Ah, c'è uno zombie magico. Zombie magico! Protezione 2, attenzione. Beh, sei sicuro dalla carota di... Sono sicuro dalle malattie venere, credo. È morto lo zombie magico? Non fai la fine del povero stronzo. Ma è morto magicamente. Bruci, quella battuta l'hanno pensato tutti. Sei stato l'unico che l'ha fatta, però. Quindi. Giudica tu, giudica tu. Io, ma le zucche quanti anni ci mettono a crescere? Scusami, le ho seminate tipo un secolo fa. Come faccio a mangiare senza distruggere il campo? Eh? A mangiare. Come faccio a raccogliere una carota e a mangiarla? Quando sono quando sono... Devi dargli una zappata. Quando sono pronte le devi colpire, semplicemente. Ma proprio la zappa? No, no, pure con l'ascia, quello che ti pare. Oh, no. E le raccogli. Perché sei morto, Luca? Come sei morto, Luca? Scusa. Sono caduto da là in cima. In cima? Ah! Che cazzo è quella roba con la lava? Hai detto che... Il faro, vale, però vedi, guarda come è in competizione, cioè non ce la fai. Però devo togliere la sabbia. Me la sabbia però come faro al suo perché. Aia, cos'è stato? Ah, zombie dentro al recinto, non bene. Con i mattoni del Nether te li metto dove ci sono tutti i vari. Yes. Ah, io cosa devo capire cosa ci possiamo fare. Io sto salendo con i minerali preziosi, però se qualcuno viene incontro a scortarmi... Non è... Sono come Pippo Inzaghi, quando vedo un pallone vagante non metto... Madonna, Luca, che cazzo! Sembra un... Ma la lava non si... Finché non tocca terra? Sì. Mm-mm. E poi farà l'ossidiana, immagino, sotto. Sì. Ah, puoi fare i Nether Brick Block, credo, questa roba qua. Guarda il cadavere di... Vedo la lava che sta per raggiungere gli oggetti di Luca e stanno per bruciare. Sì. Vabbè, fa lo stesso. Però costa tipo uno sfondo, cioè tipo 15 mattoni per fare una cosa del genere. Non ne fa uno alla volta, che okay, qua. Devo dire che mi hai regalato una bella emozione, Luca. Comunque, l'unica cosa è che non è precisa adesso perché sono morto mentre cavavo. Vabbè, fa lo stesso. Va bene così. Andiamoci. E con i Nether Brick Block? Oh. Puoi fare le scave. Come è il cubo giallo, amici? Cubo d'oro. No, credo. Ma dove l'hai visto? Ah, è sabbio, l'ho illuminato del merda. Oh. Ma la carota d'oro, la carota d'oro che serve, scusatemi? Si può fare una carota d'oro? Mi dà degli oggetti, dei buff. Villaggi.
Ah, e il bastone con la carota invece? Per attirare gli animali? O per comandarli senza la sella, non mi ricordo, o per attirarli e basta. Capisco. Allora, hai regalato un'emozione con sta roba l'RTX, Luca, grazie. Hai visto? Ah, finito. Questa è una Mag Light di Magmo. Mi piace pure così, come dire, un po' storta, cioè, è più affascinante. Sono diversi cambiamenti all'imbocco della mia miniera, non benissimo. Qualcuno ha toccato qualcosa. Io non so manco qual è l'imbocco della tua miniera, figura. Quali cambiamenti ci sono? C'è una parte tutta. Oh. C'è un arciere sopra la base. Okay. Mi sta sparando, devi venire a scortare. È entrato giù, ma sta vedendo una mignotta. Ma ecco. Qual è l'ingresso della miniera di vita? Caccia combinata, ma che è sta porcheria? È qua? Io provo, è un enorme pene di lava. No, ma non arriva in qua però. Vado a farmi perché cazzi della... Perché porta aperta? Sono entrato io in casa tua, se è questo che questo chiede. È il compostaggio? Lui in alto. Se tu cassi qui, però non ho capito, la rimetti sopra e va sotto o la metti sotto e va sotto? La metti sopra e va sotto. Ma è enorme qua sotto, ma ci si può perdere in 2 secondi. No? Allora, sopra devo mettere cose esattamente... E questa che cos'è, scusate? Ah, il cubo musicale. Molto bello. Cosa devo mettere nel compostaggio, i semi? Se ti avanzano semi, butti semi. Sì. Ma un po' di che tutto. Che bello come avete fatto con le casse qua, ragazzi. Bravi. Pure i cosi, là, che ne so, i germogli di albero, queste robe qua. Sì. Ma te, sta cazzo di pietra rossa, così non me rompi i coglioni. Beh, tanto la casa te la sei fatta. Non ho visto com'è dentro, hai finito dentro? No, sì. Purtroppo ci ho messo un letto, c'era spazio solo col letto. Manca la voce. È un po' angusto come cosa. Daniele, mi tiri giù questo albero qua, per piacere? Aspetta, però bello, cioè te qui vedi tutto intorno, approvo quello lì, esatto, grazie, io faccio tutto col picco, la tintura verde insieme alla bislazzoli, dai, però dai, sono fatti per la tintura. Per fare la tintura verde, solo tinture, no, blu. Tinture blu, ho messo anche una perla di Ender. I lapislazzoli a questo servono più o meno. Ma la perla di Ender dove l'hai pescata, scusa? Ah, hai ucciso l'Enderman prima. Vabbè, carbone dove lo metto esattamente? Questo Byron che perde codici, lo ritrova, si prende gli insulti, che fine ha fatto? Ah, vero? Adesso ce l'ha il gioco, immagino. Starà giocando a World of Warcraft. Probabilmente, qualche tanoba orribile del genere. Antonio, molto aperto di vedute su. Gli MMO. Allora, il carbone lo metto nella cassa con la pietra rossa, ma te, cioè non so dove cazzo metto. Sto andando a vedere un attimo il capolavoro di Luca qua. No, ma non va bene. Che chiameremo? Ma si è solidificata, non scorre? Già. Ah, non scorre. Scorre piano piano. Scorre. Però non fa ossidiana. Perché non in basso ossidiana? Non c'è ossidiana? Boh, no. È tipo pietra quella, no? Le vetrate te le rimetto nel mio cantiere, Come mai? Forse serve l'acqua fresca. C'è l'acqua. Acqua e lava, se non sbaglio. Acqua corrente, voglio dire, non questa di mare. No, fa della pietra. Farà del. Non lo so. Basalto? No, è pietra normalissima. Guarda. Non so. Però possiamo generare pietra per sempre. Però io sono sicuro che c'è la gente che ci fa i portali così, che fa lo stampo in verticale con le pietre, ci versa dentro la lava e poi l'acqua sopra, no? Strano. Dai sui. Vabbè, adesso farne un altro a fianco però di acqua, una cascata di acqua, è così. Fare torri gemelle di Minecraft. Puoi fare una torre con tutta di vetro. Due fori al centro e ci metti da una parte l'acqua e dall'altra. Ma non è che sti cosi non crescono perché non c'è acqua tipo qua, scusate. Quali cosi? Le zucche. Le zucche crescono sparpagliate, eh? Che vuoi di sparpagliate? Cioè da dove semini parte il... partono le radici e poi spuntano dal terreno un po' a cazzo di cane.
Non crescono dove, non cresce una zucca dove semini, ne crescono N con le radici. Quindi sbucherà però... dove capita, ok. Esatto. Ma basta che sia terreno coltivabile? Basta che sia terreno, penso di sì. Tipo questo, voglio dire, tipo quello con l'erba sopra. Sì. Ma questi cavalli che fanno? Adesso li posto nella mia tenuta. Il ranch, c'è il ranch, è diventata una data di bonanza. Ma dov'è la tua tenuta? Fammi vedere, scusa. È nel compostatore. È poco qua fuori. E ho fatto il... Allora... Stone è partito con un progetto modesto proprio. Ponte levatoio, 600.000 km quadrati. Sì. Che si galoppa a sto cavallo. Esci? Dove sta Stone? Vedi che sta facendo. Perché mi ha picchiato? No, non ti ho picchiato. Perché c'è finito l'energia. No, non riesco. Vuoi carne? Vince, vuoi carne? Pure cotta. Eh sì, se te la davo cruda, scusa, che tanto fa per farti piare la salmonella, non ho capito. Se stai morendo per la fame, sì, ti do no, il cibo. No, morire è un tremore, un cuoricino. Vabbè, anche sto staccando, me ne vado. Era comunque una brutta scena che andava. Me ne vado su nella mia stanza. Stanza senza lei. No, c'è il letto, c'è solo un letto. C'è un letto e c'è il panopticon attorno, è tutto vetro che guarda. Ah, in realtà è la visibilità, esatto, è bella. Sì, cioè, sì, no, ma io ma dico sul serio. È scomoda, ma... Non stavo scherzando. Tu cerco di capire cosa mi sembra sto. Sembra una manica di una camicia che emerge da sottoterra, con un pulsino, no? La camicia a boscaiolo. Ah, la sabbia scivola, ragazzi, veramente. Sì, la sabbia va a cascata, sì. Sabbia e ghiaia fanno sta cosa. Tante cose. È insopportabile, infatti, la sabbia. Chi è qua? Oh? Io. Aspetta, scusa. Tranquillo. Bellissimo. Come lo rompo? Perché non mi si rompe la sabbia? Vedi, il mio pavimento non mi convince. Anche io non la rompe. Questa ossidiana qua, questa sabbia gialla qua, non so, devo trovare un modo per... Per caso qualcuno avanza una sella? No. Ah, okay, se perché purtroppo non l'ho fatto dispari di larghezza, no, quindi la scacchiera tipo, guarda qua, vieni qua, devo trovare un'alternativa. Ah, puoi fare grossi scacchieroni. Ma cosa? Aspetta. Che hai visto quanto era scomoda, no? Devo trovare un modo per adesso, guarda, c'è anche il comò a posto. Ti fatto il comodino? Esatto, adesso è praticissima, ma ce l'hai un inutile stendardo bianco appeso fuori, È una coltivazione di cactus. In realtà il tetto non si vede, ma sono andato a lavorarci, ho fatto tre colorazioni il tetto. Brutto, però. Pure io ho fatto due, tre perché pietre. Scusa, in questo gioco di merda non hanno fatto i triangoli? Perché è basato sul cubo. Però puoi fare un tetto con le scale. Cioè ci facevano delle robe. Cosa c'ho? Un pene? Ah no, madonna, però scusa Luca, se te metti così, no? Sembra una cappella casa mia. Vieni qua. Vabbè, se cerchi la posizione esatta è un problema. Mi ci sono trovato per caso. Dai, chiudiamo in bellezza. È un disastro. Un po'. Impressione che il cavallo si sia innamorato del maiale, perché non riesco a separarli. L'amore non ha confini. Provo a spostare il maiale. Un cavallo è un maiale, un caiale o un mavallo, decidi tu. Ma hai rovinato casa. È come il ligre, il ligre è il tio, è il tigrone, il tigone. E poi è il ligre o la ligre? Il ligre, mi sa. Sì, sono contento della visuale, no? Un po' meno degli spazi. Adesso salva, esci. Ah, questo è il ranch. Colpo di stato ufficiale. Questo è il ranch. Di nuovo? Non è uno, c'è ranch. Dice no, draghi no, piuttosto la morte. Allora. Ma il laghetto lo lasci per fare bere gli animali? Non penso che serva, basta mettere il grano, però... Basta che magni, ho capito. No, veramente, l'Internet Mars 2 è incluso Stadia Pro. Ma vaffanculo.
Ma esce domani? Dopo domani? L'ho comprato oggi però, portarci via. Ma questo albero a metà. Fai le fatte. Io aspetto un po' di giorni. Ma quest'albero a mezz'aria non è colpa mia, però. Vabbè, però gioco bene. Ho pagato bene. Qualcuno è colpa, però. C'è un albero colpa... fluttuante a mezz'aria. No, è colpa mia, ragazzi. Non avevo voglia. Sono guarito. No. Sei guarito, io no, però. Dobbiamo festeggiare. Ma cosa non ha fatto Matteo? C'è un albero a mezz'aria. A mezz'aria. No. Cioè. L'ha lasciato a mezz'aria. Sì, guarda. Che cazzo sei tu? È successo, ragazzi, non mi giudicate. Non è una fase, mamma. Diglielo. Due ore per farlo entrare, sto coso. Assassin Free to Play potrebbe essere il futuro di Ubisoft. Come disse, A non basta, non c'è scritto. Manda. No, gli A. I-A-A-A. I-A-A-A. Forse sono il gruppo musicale. Bronzatissima era così. Nicola Armoni. Ma la piantasto di farli e tanti saluti. No, The Last of Us 2 per me è tanta roba. Vabbè, piantassero di fare nella misura in cui, in senso di farli, insomma, se te li puoi permettere. Se te li puoi permettere, smettessero di fare quelli di merda. Che esatto. Ma che stai facendo, Molistopo, la torre di lava? Scusami, ho tolto la lava perché non era perfetta. Quindi. Tu non sei guarito, però lo sai. No, ma l'ha detto lui proprio. Io devo costruire cose. Lui faccio una scala posteriore qua, ma devo fare possiamo. PS5, no, ora i bagarini mirano a Happy Meal. Pokémon scorte azzerate a cifre. Beh. Ho visto invece che i tizi del mining si sono buttati sui portatili adesso. Non più sulle schede video. Adesso il problema è la memoria video. Non hanno più, quindi non possono fare le schede video. Assassin's Creed Valhalla, meglio record. Ha fatto Valhalla? Record della storia, migliore in cassa di sempre. Quindi vedi, quindi non ci togliamo dalle palle, ho capito. È un bel giochino. No, molto male. Secondo me anche ambientazione male stavolta, molto male. Eh sì, a me non è piaciuto perché non mi piace molto. Era bella, bella natura, però tutte le case, la roba è una roba terrificante. Cioè. Ma purtroppo quella non è. Però. Guarda che già Odyssey secondo me era ancora un po' lavorato. Origins bene, Odyssey lavorato meglio. Questo è un disastro. Questo è proprio, cioè, Origin e Odyssey avevano. Sei circondato di zombie. Storicamente ambientazione. Infatti sto sfuggendo. Allora secondo me adesso ce l'hai una spada, fatti una spada. E scegliamo i periodi di merda. Così mettiti un cappotto di lana, mettiti una maglietta di lana, non andare in giro così. Fatti un'armatura. Sì. Ci sono tonnellate di pezzi di ferro. Luca sta smontando tutto per rimontare. Luca ha fatto togliere tutta la lava. Adesso. Sei pure avvelenato. Dai. Il veleno passa dopo, sì. Sì, quello il veleno sì, la sfiga che c'avevo io prima no. Ma c'è della redstone caduta per qualche motivo. Beh, ma la sfiga tanto non ha detto niente a te. Au, chi è? È andata molto male al villaggio. No, io l'ho salvato il villaggio, ma ho ammazzato tutti i briganti. Non mi hanno detto grazie però. Voglio sembrare un po' così, però non mi ha ringraziato nessuno. Anche perché non c'era nessuno, quindi erano già tutti morti prima che arrivassi io. E questo potrebbe in qualche modo, come dire, ridurre l'efficacia del mio salvataggio. Oppure erano scappati, sono messi in salvo e saranno tornati nel frattempo, quindi adesso magari li trovo e mi ringrazio. La prossima volta ci torno e vediamo se come va. Serve moltissimo vetro adesso. Te l'ho rimesso nella cosa io? Dove? Nel mio magazzino, nel mio cantiere. Sì, cioè, devo mettere una chiave a questa porta. Non va bene. Vabbè, tu c'hai lo spazio, che quello è il mio posto di bellezza per portare la gente a scopare. La no, però mi servono... il piede a terra. Cioè, tu... esatto. Ma questa miniera che si apre direttamente in casa, no? La stiamo usando, sta usando qualcuno? Cioè, guarda, puoi arrivarci a casa mia in vari modi. No, non è quello che volevo. Cioè, ha senso tenere sta porta qua?
dentro era un invito alla sua camera da letto. Vabbè, fai tu, Antonio. io ho letto blu, lui non ce l'ha il letto blu. Comunque non ha molto senso. E soprattutto io, oltre ad avere un letto blu a casa, ho una cosa che il mondo intero mi invidia. Sì, ma non lo dire dove... C'è una campana. Potrebbe decidere di servirsi. Una campana, ecco. Guardate che bella pure la boccia di ossidiana strana qua, fa la luce viola, va. Va. Ne sono piuttosto lieto. Ah boh, io lo staccherei almeno. Mi sta venendo una papagna di sonno letale. Direi che ci andiamo ciao a dormire. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ragazzi, restare, tanto il cosa rimane là. Io saluto l'aspettabile clientela della chat, statemi bene, buonanotte a tutti. Ci becchiamo nei prossimi giorni, statemi benissimo, grazie per la compagnia come sempre. Buonanotte.